Bene, buongiorno, benvenuti a tutti e a tutte, benvenuti ai presenti in sala qui nella Mediateca Guglielmi del settore patrimonio culturale che ospita. Eh, questa giornata e anche a tutti gli spettatori e le spettatrici che sono collegati online a questa diretta che intende oggi eh, presentare una delle fasi conclusive del eh, progetto Access. Apriamo questa seconda fase del convegno. È dedicata in particolare alle azioni che il progetto Access ha dedicato al mondo dei musei, a sei musei in particolare. Access è questo progetto che eh, si chiama Accessibilità, Cultura, Comunicazione e Sottotitoli per le Persone Sorde. È un progetto finanziato dalla legge regionale 9-2019 e, e gode della collaborazione del settore patrimonio culturale proprio per le azioni eh, rivolte eh, ai musei. Un progetto che eh, intende proprio sulla base della, della legge eh, definire e, e agire, operare proprio delle linee di intervento eh, di carattere. Carattere sociosanitario per l'inclusione sociale delle persone sorde. Tra gli articoli della legge 919 c'è appunto eh, l'inclusione di tutta una serie di modalità eh, idonee per la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale regionale e la fruizione di eventi culturali. Per questa ragione, oltre a tutta una serie di azioni che eh, Fiadda, il coordinamento Fiadda Emilia-Romagna, che è il grande eh, eh, fautore di questo progetto, insieme a tutte le associazioni eh, coinvolte, l'Associazione Asi, l'Associazione Sento, la Fondazione Gualandi e la Fondazione Aspi, che io ringrazio qui tutte insieme eh, a Fiadda. E hanno eh, deciso di portare avanti sul tema proprio dell'ampliamento eh, della fruizione eh, dei beni culturali, del patrimonio culturale. Eh, alle persone sorde in particolare. Non dimentichiamo che sono tutti eh, interventi, quelli che sono stati operati, che vanno a favore del, dell'inclusione non solo delle persone sorde, ma in generale facilitano la fruizione del patrimonio culturale per tutti. Eh, Entriamo nel vivo della discussione, di questo confronto, eh, lanciando uno spot che è stato prodotto da Fiadda per la regia di Vito Palmieri e che affronta proprio alcuni stereotipi legati alla sordità. Cari telespettatrici e cari telespettatori, ben trovati! Eccoci di nuovo qui al quiz più ascoltato del momento. Stai in orecchio! Ricordiamo le regole, vince il più veloce, ma se la risposta è sbagliata non sentiamo scuse. Benissimo, cominciamo con la prima domanda. In quale caso si può parlare di isolamento? A, quando una persona è sola? B. Anche quando una persona è in mezzo a tanta gente. Assolutamente la. Eh no, 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 la risposta è sbagliata. L'isolamento non è soltanto un fatto fisico, ma può essere anche una condizione mentale. Per esempio, se voi parlate a una persona sorda senza guardarla in faccia, e oppure se chiacchieriamo in gruppo uno sopra l'altro, la stiamo isolando e quindi non potrebbe comprendere il nostro labiale e quindi il discorso. Passiamo alla seconda domanda di oggi: è vero che con le persone sorde occorre parlare molto lentamente, scandendo al massimo le parole per facilitarvi la comprensione? Sì, è vero. È, è doveroso per farci capire meglio. Ah, assolutamente sbagliato! Al contrario, parlare normalmente, né troppo in fretta né troppo piano e senza scandire eccessivamente le parole è il modo migliore per farci comprendere. E bene, 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 bene. Andiamo con l'ultima domanda di oggi, sempre a tema sordità. Mi raccomando, siate veloci, eh? I sordi parlano? Ovviamente no, altrimenti li si chiamerebbero sordomuti. muti. Ai, ai 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 ai, la risposta è sbagliata. I sordi parlano. Altrimenti come farei io a presentare questo quiz? Sappiamo ridere, sappiamo cantare, sappiamo urlare, ma soprattutto sappiamo parlare. Il riconoscimento precoce del deficit, la logopedia, gli impianti cocleari, le protesi acustiche. Ma soprattutto con il nostro impegno noi possiamo esprimerci e poter vivere la vita come tutti voi. Eppure ci sono ancora persone e istituzioni che fanno finta di non sentirci. Non sentono che noi sappiamo ridere, scherzare e divertirci come tutti gli altri. Non sentono le nostre esigenze culturali e sociali. Come le informazioni scritte piuttosto che orali, i sottotitoli nei cinema, nei teatri e in tutti i programmi TV. E non sentono che il deficit non è soltanto nostro, ma di chi non conosce ancora bene la nostra realtà. Fai un buon gesto condividi questo video. Bene. <ride> Grazie a regista Fiadda e a tutti quelli che hanno partecipato alla produzione di questo spot perché davvero ci fa capire come è necessario cominciare a scardinare certi paradigmi, certi stereotipi proprio legati alla, al tema della sordità. Ecco, ehm, Darei subito la parola a, alla dirigente responsabile del settore patrimonio culturale, Cristina Ambrosini. Eh, che eh, proprio ha aderito molto prontamente alla richiesta di collaborazione di Fiadda al nostro settore su questo progetto, proprio perché ha dimostrato una sensibilità molto viva, molto vivace, molto pronta ad accogliere eh, la tematica. Devo dire che il percorso portato avanti insieme a Fiadda è stato utile anche al no a noi come settore patrimonio culturale perché ci ha Aperto davvero un mondo di conoscenza, non solo sul mondo appunto della sordità, ma su come eh, possa essere adottato un approccio generale nei confronti del miglioramento eh, del, dell'accessibilità, della fruizione del patrimonio eh, culturale nei confronti di tutti gli utenti. E proprio questo, questo concetto di eh, apertura verso. Ehm, la, 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 la democrazia culturale che ci ha spinto a muovere tutta una serie di azioni e di interventi su questo tema. Prego, Cristina Ambrosini, che invito a prendere il mio posto. Rinnovo il benvenuto, e i benvenuti, benvenuti a tutti voi e a chi ci segue anche in streaming, e rinnovo i ringraziamenti che ho eh, già espresso con molta gioia stamattina a, a chi ha organizzato questo corso e ripeto per noi eh, ospitarlo in, questo, in questa sala è una prova concreta di quanto ci sentiamo parte di, di, questo, di questo progetto che vede in questa giornata appunto una... Eh, una messa a confronto e condivisione de, dei risultati, dei percorsi fatti. Come diceva eh, prima appunto Silvia, io mh, vorrei introdurre questa, questo pomeriggio dedicato ai percorsi fatti insieme a Fiadda e dedicati ai nostri musei perché vedrete sono eh, percorsi che, come è stato anticipato, partendo no, dall'interrogarsi rispetto a come rendere concreta e sostenibile un'accessibilità per le persone sorde, in realtà abbiamo eh, capito e... Toccato con mano che cosa possiamo fare insieme ai nostri musei per lavorare per un'accessibilità per tutti, cioè quali percorsi e quali strategie per rendere i musei davvero accessibili e non soltanto pensando ai musei come edifici, come luoghi, come contenitori, ma musei come esperienze personali, di gruppo, di famiglia per piccoli gruppi di varietà o anche insieme a molte altre persone. Quindi nel mio intervento vorrei eh, così introdurre questo pomeriggio per ricollocare il progetto Access nella parte dedicata ai musei in quello che è eh, il tema dell'accessibilità così come la Regione Emilia-Romagna e in particolare il settore patrimonio culturale ha deciso di svilupparlo a partire da, uh, da questi anni e che ci vedrà impegnati ancora uh, per il prossimo anno. E quindi ovviamente eh, siamo partiti cercando di approfondire tra di noi no, che cosa davvero intendiamo per accessibilità e qui non lo devo insegnare a nessuno, ma pensate a quanto noi eh, lo, lo immaginiamo rivolto al mondo dei dei musei e poi anche delle biblioteche e degli archivi. Quindi eh, accessibilità vuol dire eh, trovare appunto un dispositivo, un prodotto, un servizio, un ambiente che eh, davvero renda possibile una fruibilità molto democratica, molto allargata, senza appunto partire per forza da una considerazione di bisogni specifici. Deve essere il luogo. E quello che esso contiene rappresenta a mostrarsi concretamente accessibile e quindi evidentemente abbiamo superato quella, eh, quel concetto che per troppo tempo ha eh, limitato il tema dell'accessibilità soltanto alla risoluzione delle eh, quindi, alla rimozione delle barriere fisiche, architettoniche, che sono un elemento, ma per tutti, e, ma non sono le uniche, ma quindi è stato allargato anche a un concetto di accessibilità a livello cognitivo, sensoriale, percettivo, sociale. E quindi, grande contesto di riferimento, perché in questi anni siamo così attenti come servizio pubblico a eh, studiare e a mettere in pratica delle strategie rivolte appunto a una eh, concretizzazione che si possa davvero misurare nei suoi effetti al tema dell'accessibilità, perché lavoriamo in un contesto in cui si è maturato un concetto di rapporto col patrimonio culturale che si è evoluto molto e che coinvolge direttamente le comunità a più livelli e quindi un riferimento ovviamente ai riferimenti più alti, la convenzione di Faro che è data appunto al 2005, la convenzione ONU per i diritti civili, la nostra agenda 2030 e poi ormai una, una progettazione no, di accessibilità per tutti molto eh, ormai praticata in modo sempre più diffuso. E quindi nel nostro settore, con Silvia in particolare che lo segue direttamente come responsabilità specifica, ma anche con tutte le colleghe e i colleghi del settore, il eh, patrimonio culturale, abbiamo deciso di investire sull'accessibilità a favore appunto di politiche future che abbiano come destinatari prioritari per noi gli istituti culturali attraverso quelli le comunità che che raggiungiamo con, con gli istituti. Arrivare a definire anche una politica di indirizzo regionale di sviluppo sul tema del welfare che ci veda direttamente coinvolti e partecipi e quindi cercare di far inserire in maniera forte e, eh, e, e con un portato importante il tema culturale dell'accessibilità in tutte le altre politiche regionali e dobbiamo dire nella nostra regione viviamo una situazione sicuramente positiva, favorevole, pronta ad alzare il livello e questo ci stimola tantissimo da questo punto di vista. E quindi per noi specificatamente è importante lavorare in modo efficace per sensibilizzare sul tema dell'accessibilità gli operatori del settore, chi lavora nelle biblioteche, nei musei, negli archivi, chi lavora nei complessi monumentali, chi lavora a contatto, appunto come anche stamattina è stato affrontato il tema della formazione delle guide turistiche, quindi il patrimonio culturale che fa parte della nostra vita quotidiana anche quando non ne siamo completamente consapevoli, perché noi eh, per raggiungere il luogo di lavoro o per fare una visita passeggiamo nei centri storici, godiamo di, eh, di, di, di una fisicità che è patrimonio culturale, artistico, memoria, storia e quindi pensate quanto appunto sia importante anche in questo senso credere. Nel tema dell'accessibilità e studiare strategie perché possa essere messo in pratica veramente. E ci stiamo impegnando, appunto, come si vedrà anche nel, negli esempi che verranno portati oggi, a rafforzare un dialogo legato a questa progettualità che vede necessariamente la, la forza del, del, di questo approccio in una collaborazione, in una conoscenza reciproca tra il mondo delle istituzioni pubbliche il mondo delle imprese dei privati di chi ha anche le tecnologie conosce come si possa migliorare no la situazione e questo è un impegno che ci siamo presi come settore della regione perché è fondamentale uno poter scoprire quanto ormai anche a livello tecnologico ma anche di competenze possiamo disporre per metterle a disposizione e per fare un un'operazione sartoriale, eh, quindi di tailoring, per, per adattarlo agli singoli contesti, alle realtà appunto dei, dei nostri musei in particolare, ma non solo. E quindi anche eh, questo, questo lavoro eh, denso, fitto e, e che sta diventando sistematico, ci ha portato a essere promotori da un lato o partecipanti a tavoli interdisciplinari, appunto che eh, sposiamo molto volentieri, in cui ci includiamo perché il tema della cultura non deve rimanere soltanto nei luoghi eh, deputati alla cultura, ma deve aprirsi, deve imparare a dialogare con tanti altri ambiti che eh, sono necessariamente da considerare a partire da quello educativo a quello socio assistenziale o all'ambito sanitario e anche qui abbiamo cominciato a fare dei passi significativi che ci permettono anche di eh, sostare e fare delle verifiche intermedie su quello che possiamo fare andando avanti in un modo efficace e quindi quali azioni finora abbiamo messo in atto per eh, rendere e lavorare per meglio dire, per lavorare affinché i nostri musei diventino più accessibili. Ci siamo occupati attraverso seminari, webinar e anche consulenze eh, dirette di formare, di contribuire alla formazione degli operatori. Ci siamo preoccupati, lo facciamo costantemente, di comunicare e diffondere buone pratiche stiamo maturando nella collaborazione con le associazioni territoriali che si occupano di particolari disabilità o che comunque hanno maturato un'esperienza e una competenza sul tema dell'accessibilità e qui è un caso anche molto evidente. Collaboriamo con enti che sostengono e promuovono progetti a carattere interculturale perché il tema dell'accessibilità naturalmente apre All'interculturalità, apre appunto a un'accessibilità ampia che, che va verso gli, gli aspetti culturali in maniera più evidente. E quindi, eh, attraverso queste azioni, noi siamo migliorati e miglioriamo costantemente nella conoscenza dei nostri contesti operativi, ma anche del, dell'operatività di altre realtà che devono cooperare con gli eh, istituti culturali. Questo lavoro sul tema dell'accessibilità, come dire, è caduto a fagiolo rispetto a eh, un, un percorso molto intenso che i nostri musei, che a livello nazionale tutti i musei stanno facendo e noi in regione lo stiamo veramente vivendo, che è quello di un... Per processo di accreditamento dei nostri musei al sistema museale nazionale che sul tema dell'accessibilità vuole investire molto quindi per, per dirla in parole eh, povere ma anche sinteticamente i musei sono chiamati a una fase di autovalutazione rispetto alla loro missione alla loro visione della della appunto portato culturale, al, e quindi un'autovalutazione anche rispetto al rapporto con il pubblico, con il territorio, con le comunità di riferimento, un'autovalutazione rispetto a come gestiscono le proprie collezioni, che tipo di organizzazione hanno, tutto questo visto in un'ottica di miglioramento, cioè ci sono dei livelli appunto uniformi di qualità dei parametri che devono esistere per riconoscerci in una comunità di musei a livello nazionale e ci sono degli obiettivi di miglioramento che i musei si possono e si devono dare per crescere e offrire sempre di più un'offerta un culturale migliore. All'interno appunto di questo percorso che vede il nostro settore accompagnare i musei della nostra regione già dal, dal 2018, quando appunto è partita la grande sfida eh, del sistema museale regionale, il nostro settore continua ad accompagnare i musei e all'interno di questo percorso di qualità progressiva, che appunto non è una sfida con gli altri, se volete è un, una sfida con... Con la propria istituzione no? per crescere, maturare nelle competenze, ma anche in una nella, nella maturazione di una consapevolezza della propria missione. Il tema dell'accessibilità è presente, ma abbiamo notato, proprio noi che abbiamo fatto insieme ad altri, un percorso approfondito che è un tema che andrebbe aggiornato, meglio specificato e interiorizzato in questo percorso di qualità. Ma e che tocca vari aspetti e qui eh, diciamo appunto quelli anche più, più facili da riconoscere, no? l'accessibilità per tutti passa da una buona segnaletica, passa da una eh, informazione anche planimetrica no? del luogo dove mi trovo, un sistema di segnali coordinati, informazioni generali sul museo, chiare per tutti e poi invece si cresce no? in questa... Eh, diciamo proposta di accessibilità concreta: se c'è una strumentazione specifica anche a livello tecnologico, se sono attivi dei laboratori e come sono realizzati e impostati questi laboratori, se vi è attività di mediazione culturale o sociale, se appunto ci sono attività che ci eh, dimostrano quanto il museo sia già in relazione con associazioni, strutture, scuole, operatori che si occupano. Del tema dell'accessibilità. Per arrivare a noi, appunto, abbiamo attivato in particolare rispondendo a delle sollecitazioni e interrogandoci no, sul nostro ruolo e su quello che noi possiamo davvero fare, perché siamo un anello di congiunzione tra delle esigenze che appartengono a tutti e gli istituti culturali che hanno la loro storia, hanno una loro operatività, hanno delle loro rigidità che dobbiamo cercare di, eh, di sciogliere, di, di rendere più vicine alle esigenze e più rispondenti alle esigenze delle persone. Quindi attivato appunto la collaborazione con l'ENS, col coordinamento regionale dell'Emilia-Romagna, per eh, appunto collaborare a comunicare, diffondere e promuovere eh, le attività con i musei nel, per quanto riguarda l'interpretariato LIS. Ovviamente, e ne siamo molto orgogliosi, la collaborazione con Fiadda per, per questo progetto, come ha già detto Silvia, finanziato dalla legge regionale, che, come dicevo stamattina, ci ha permesso di conoscere, le i colleghi no, della, eh, che appunto mazza, e, e, e aprire delle collaborazioni anche più, più concrete e poter ipotizzare degli sviluppi. Con di, di, di altri progetti e di altre relazioni nel piano appunto, che stanno predisponendo, e, e questo è, è il modo veramente concreto, ma che riteniamo più efficace per misurare eh, il portato delle nostre azioni. La, il servizio regionale può sembrare appunto è, è sovralocale, lo deve essere, ma ha fortemente bisogno di avere dei feedback dal. Dal territorio e questi, questi rapporti con i colleghi ci aiutano tantissimo a, eh, a tenere la barra dritta su quello che possiamo fare. E quindi, il progetto Access, e qui vedrete eh, dopo, dopo di noi eh, la presentazione della, della realizzazione, del, degli esiti di questo progetto nei sei musei che, che, hanno, che sono stati selezionati. Anche questo per dire per noi è stata un'esperienza. Eh, molto stimolante perché ci aiuta a fotografare lo stato di salute dei nostri musei, ci aiuta a comprendere le esigenze dei direttori, degli operatori, dei conservatori, di chi si occupa delle attività educative nei musei, ci permette di eh, fare appunto il punto, no? il punto busso, il punto nave per eh, per eh, avere anche la possibilità di reindirizzare le nostre politiche a livello territoriale, perché come potete vedere i musei selezionati avevano anche una eh, cioè ci presentano una mappatura territoriale molto interessante e d'altro canto una diversificazione tipologica eh, di musei altrettanto interessante. Per inciso quanto è ricca la nostra regione di musei così interessanti, così vari, così pronti ad accogliere sensibilità, interessi culturali di ognuno di noi. E questo progetto, ripeto, eh, non mi stancherò mai di ripeterlo, ci ha aiutato ancora di più no? a mettere a fuoco quanto sia importante, importante rendere accessibile l'esperienza con il patrimonio culturale che Aiuta a crescere, a sviluppare interessi, a rispondere a curiosità, a scoprire nuove relazioni. E anche soltanto questi sei musei: appunto, il Museo Archeologico Tobi Aldini a Forlì il Museo Internazionale della Ceramica di Faenza, il MEIS, il Museo Nazionale dell'Ebraismo a Ferrara, la Rocchetta Mattei a Grizzana Morandi, il Museo Civico di Modena, il Parco Archeologico della Terra Mare Montale e il Museo della Cattedrale di Piacenza, Cronos. In questa selezione molto molto raccolta già ci dà l'idea delle potenzialità che questo progetto potrà esprimere no? se applicato sempre in una logica sartoriale a molti altri musei e questo è quello che a noi interessa fare ovviamente e niente poi li vedrete ovviamente io non dico nulla di questo non dico nulla di questo e poi appunto ricordo se molto volentieri l'intervento di formazione che c'è stato l'anno scorso, appunto promosso dal coordinamento FIADDA e dedicato e destinato no, ai professionisti, agli esperti, alle persone sordi, ai nostri operatori museali, che ha avuto molto successo e sono molto contenta perché anche attraverso queste esperienze siamo andate a, a connotare in maniera più specifica il, dove vogliamo andare? No le nostre strategie. L'altro progetto che mi piace ricordare, in cui è sempre Silvia la nostra, il nostro anello di congiunzione, è appunto una, il progetto DRIS, eh, che eh, ci porta verso appunto quei percorsi eh, interculturali che noi colleghiamo volutamente ma anche convintamente al tema dell'accessibilità. E poi appunto l'ultima cosa che volevo condividere e portare a questo tavolo è uno dei frutti del progetto Access. Secondo, cioè, quando ci siamo ritrovati a, eh, a meditare, a riflettere, a verificare gli esiti di questo progetto, ci siamo detti che dobbiamo alzare il tiro e dobbiamo occuparci appunto del tema dell'accessibilità in modo... Appunto, trasversale, quindi abbiamo dato vita a un progetto insieme alla Fondazione Promo PA per fare una mappatura appunto sul eh, grado di consapevolezza, di, di percezione che, che i nostri musei hanno dell'accessibilità. Dell Ed è un lavoro che è stato molto impegnativo, ma che ci ha dato anche molta soddisfazione, che è stato presentato in anteprima a Lubeck il 7 ottobre a Lucca che ha visto una fase mm. di indagini conoscitiva come sempre per conoscere no, la situazione attraverso un questionario che è stato eh, così offerto a tutti i nostri musei abbiamo avuto una buona una buona risposta a livello quantitativo i dati sono stati elaborati studiati con metodo grazie al supporto tecnico scientifico di Promopia Fondazione e quindi a Francesca Velani e al suo al suo staff Abbiamo poi vissuto una fase 2 di lavoro di focus group territoriale con un buon numero di, di stakeholder tra musei e anche altri operatori e poi abbiamo anche fornito, tutto questo nell'anno in corso, delle pillole formative, degli incontri dedicati a musei, agli operatori dei musei, delle biblioteche e degli archivi per accompagnarli alla predisposizione delle proposte progettuali legate all'avviso pubblico del PNRR gestito dal Ministero della Cultura e la Direzione Generale dei Musei per, eh, appunto, dedicato al, al tema dell'accessibilità. Mi piace sintetizzarlo così. Niente, io mi fermo qui e vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie Cristina Ambrosini. Che è riuscita a sintetizzare in una manciata di minuti quello che avete capito è un percorso che benché appena iniziato, iniziato da poco, è un percorso molto, molto complesso e, e, e ancora lungo e, e costituito da tante parti che ancora, eh, su cui ancora dobbiamo lavorare per metterle a sistema, perché questo è, il, è uno dei nostri obiettivi, insomma, creare un sistema rispetto a tutte queste esperienze che fino adesso non sono state poche, ma che devono confluire in una struttura, in un, in un discorso che possa essere reso disponibile in maniera più eh, strutturata per eh, almeno tutti i nostri musei e istituti culturali della regione. Bene, ringraziamo ancora Cristina Ambrosini. Eh, a questo punto e eh, dispiace dire che non c'è una delle principali protagoniste eh, che ha portato avanti eh, questo meraviglioso progetto insieme ai musei, Lucia Brasini, che ahimè eh, per un uh, malessere non è potuta essere qui con noi, però ha mandato materiali ehm, diapositive e sarà invece qui con noi eh, Cecilia Bacconi del direttivo Fiat Bologna, che ringrazio e che illustrerà insomma il lavoro portato avanti finora insieme ai musei. Prego. Ciao, Ciao a tutti, e come sono già stata presentata da Cassindia, mi chiamo Cecilia e faccio parte del di direttivo Fiadda e sono da profonda. E già detto questo, eh, come evidenziava Silvia, parto già con la premessa che mi scuso, che leggerò più il testo che guardavi negli nei vostri occhi, perché appunto è un intervento un po' inaspettato. <coughs> allora, lo scopo di, di questo pomeriggio non è solo di parlare di buone prassi per l'accessibilità e fruibilità dei musei. Così sottolinea bene appunto Lucia. Lo scopo è quello di innescare riflessioni e costruire insieme un percorso. Infatti, piccola premessa, scommetto che con questa presentazione, presentazione vi illustrerà un modo di vedere la disabilità che scommetto pochi di voi ci saranno arrivati. L'accessibilità e la fruibilità, come giustamente ci dice anche Lucia, non è solo una spunta da mettere nell'elenco delle cose fatte, ma come è già stato evidenziato anche interventi stamattina, è anche un processo che parte in primis da noi stessi e dalla nostra relazione con la disabilità. Che cos'è la disabilità? Proviamo a osservare insieme i due soggetti nella foto. Avrete riconosciuto Alex Danadia a sinistra e a destra invece vedrete un bambino africano. Che cosa hanno in comune queste due persone? La stessa disabilità ed è quella differenza. No, non ce l'hanno. Questo perché nel 2001... Scusate, nel 2001... È stato istituito il cosiddetto modello biopsico-sociale definito dalla Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute, che appunto la disabilità la definisce come l'interazione tra la persona e l'ambiente, appunto da questo punto di vista. Qui si sottolinea che, che appunto la disabilità viene evidenziata e misurata secondo diversi parametri biologici che possono essere i difetti genetici o fisici, psicologici che possa essere l'umore, la personalità, lo, il nostro stato d'animo, ma anche il nostro modo di porsi e la nostra persona, sociali, cioè quelli culturali, familiari, economici, eccetera eccetera. Quindi, questo per tornare alla differenza e al concetto di prima, evidenzia che Danardi e i bambini africano hanno lo stesso deficit, cioè entrambi sono senza una gamba, ma la affrontano in una maniera diversa perché entrambi vivono un contesto diverso. Nel senso che Zanardi ha dimostrato di avere una grande forza interiore nell'affrontare la sua mancanza, mentre invece la storia del bambino africano noi non la possiamo sapere, ma ce la possiamo immaginare. Che possa vivere in, vive in un contesto di povertà, <coughs> che potrebbe non avere acqua corrente pulita in casa, elettricità, servizi sanitari pronti ad offrire il loro sostegno, disponibilità di cibo e così via. Per questo evidenziamo che non hanno la stessa disabilità. Sempre seguendo questo modello, quindi la disabilità in merito a questa riflessione viene definita come la conseguenza o il risultato addirittura di una complessa relazione tra la condizione di salute di una persona e i fattori personali e ambientali che evidenziano le circostanze in cui egli stesso vive. Anche per dire che ogni, quindi, ogni persona si può trovare in un ambiente che possa presentare diverse barriere. Quindi la disabilità si misura nel contesto in cui si vive, ci si muove, si lavora, eccetera, eccetera. Cioè la stessa persona può avere diverse disabilità in luoghi diversi. Quindi, con questo bellissimo progetto, cosa possiamo fare noi? Intervenire sul contesto per renderlo meno disagevole. Il progetto Access perciò si muove all'interno di questa visione della disabilità per renderlo più a misura di coloro che possono avere delle difficoltà. Da qui nasce il concetto del Universal Design. Che cos'è? Come viene evidenziato qui, si tratta di un metodo, modello, progettuale, che prevede quindi di accogliere le diversità delle persone, indipendentemente dalla presenza di una specifica condizione di disabilità. Quindi si parla in termini di inclusività, ma si parla anche in termini di universalità, cioè si accoglie tutto l'insieme. Gli obiettivi specifici di questo modello infatti sono evitare la costruzione di prodotti esclusivi dedicati alle sole persone sorde. Cioè, non ci si concentra quindi solo sulle persone sorde. Devono essere integrate e viste nel loro insieme. Perciò si arriva così a progettare, per un, quindi, un'utenza ampliata. Questo universal design, così lo possiamo intendere, come vi fa vedere l'immagine, un filo rosso conduttore dei principi che hanno ispirato. All'interno di questo progetto, i nostri interventi, che, pur essendo tra diver diversi tra loro, hanno gli stessi obiettivi. Quali obiettivi? Ossia, quello di accessibilità e fruibilità nel contesto dell'universalità, sembra un giochetto di parole, che sono due facce della stessa medaglia, che ci porta a vivere la nostra autonomia, le nostre passioni e come ci diceva anche Silvia stamattina, il nostro diritto di poter scegliere. Mi in conclusione mi permetto di fare un piccolo esempio che io e molti ritengo significativo. Io sono sorda profonda, portatrice di un impianto colpeare e protesi e non avessi avuto un, per, un percorso locopeghistico durato anni. Una famiglia che mi abbia seguita dall'inizio alla fine. Un percorso di Relazioni udenti, non udenti, tutte viste nello insieme, non avrei potuto fare l'infermiera. Grazie. Grazie Cecilia. Bene. È bella questa immagine che con cui ci ha lasciato in conclusione di questo filo rosso, che rappresenta un po' anche quello che è il percorso che noi come Regione vogliamo instillare rispetto ai nostri istituti culturali: cioè eh, cominciare a infondere l'idea che l'accessibilità all'operare sui temi dell'accessibilità debba essere affrontato come una mentalità, come un filo rosso appunto che accompagna eh, qualunque. Qualunque percorso, qualunque processo di progettazione di offerte culturali. Quindi è proprio questo filo rosso che noi vogliamo ehm, cominciare a, a insegnare, a diffondere come proprio l'accessibilità come mentalità nella, nel momento in cui si va a progettare qualunque momento eh, culturale. Per questo chiamerei eh, il prossimo intervento Mariangela Laurenti di Fondazione Gualandi. Eh, altro protagonista di questo progetto Access sui musei, che ci parlerà dell'adattamento del testo nei contesti museali. Un tema che, come abbiamo visto questa mattina, è un tema molto caldo e che mette a confronto la necessità di semplificare e quella di trasmettere dei contenuti comunque scientifici, scientificamente fondati. Prego. Buon pomeriggio a tutti, mi presento nuovamente per chi non era presente questa mattina, io sono Mariangela, Mariangela Laurenti della Fondazione Gualandi. Allora, ah ok, no. <ride> Grazie. <ride> allora, adesso provo a fare la magia della condivisione dello schermo, sembra. Uh, devo chiudere quello di prima, scusate. Okay. ok, funziona tutto, perfetto. È sempre un mistero la tecnologia. Allora, eh, io parlerò appunto, come ho già accennato questa mattina, ho introdotto questa mattina eh, nella risposta alla domanda, io parlerò dell'adattamento del testo all'interno di un contesto museale. Eh, il progetto ACES ha previsto vari interventi, lo abbiamo ascoltato, abbiamo ascoltato i vari interventi anche durante il corso della mattinata, e uno di questi interventi che ci ha visto co coinvolti in prima persona insieme anche a Lucia Brasini, che a me dispiace molto che non sia oggi presente qui, eh, riguarda appunto l'adattamento del testo. Questo perché? Perché siamo fortemente convinti che lavorare sulla scrittura riscrittura di un determinato testo, quindi tenendo conto di alcuni accorgimenti che andremo adesso a vedere insieme può eh, essere un, un grande aiuto per rendere uno spazio museale in questo caso appunto uno spazio culturale un ambiente culturale eh, più accessibile da parte di tutti anche eh, da parte di chi ha determinate fragilità linguistiche Uh, ci sono molti pregiudizi riguardo al mondo dell'adattamento ai testi. Uno dei pregiudizi riguarda sicuramente il sinonimo di adattamento del testo, brevità testuale. È vero? Assolutamente no, perché? Perché lavorare sul presentare un testo adattato e pensare che possa essere un testo breve, in un certo qual modo sì, in un certo qual modo viene a mancare ehm la volontà dell'autore di veicolare in determinate informazioni perché vengono eliminate eh, parti del testo, allo stesso tempo viene a mancare anche il diritto del lettore di accedere a determinate informazioni e molto spesso lavorare e ad accedere ad un testo breve significa eh, avere davanti un testo con una serie di note quindi che cosa succede una persona che ha determinate difficoltà linguistiche deve eh, fare approfondimenti su ciò che sta leggendo e eh, deve eh, e deve accedere ad altri testi in questo modo vengono ad aumentare le proprie difficoltà linguistiche e può aumentare la propria frustrazione un altro pregiudizio che riguarda, eh, lo abbiamo anche accennato questa mattina, lo abbiamo introdotto questa mattina, questa tematica eh, riguarda la semplificazione del testo, del testo come sinonimo di banalizzazione della lingua. Non è assolutamente vero. Eh, si pensa che eh, per presentare un testo più accattivante, più invitante, in un certo qual modo bisogna utilizzare una sintassi elevata, un lessico elevato con un linguaggio eh, abbastanza elevato, ma questo eh, in un certo qual modo ehm, non vuol dire appunto presentare un testo più accattivante, ma lo rende solamente meno accessibile. Perché? Perché per rendere una persona un, eh, scusate, per rendere un testo eh, più invitante bisogna lavorare sul contenuto, ok? Quindi noi non andiamo nel momento in cui adattiamo un testo, non andiamo a lavorare sul significato del testo, quindi sui contenuti dei testi, ma cerchiamo di rendere più raggiungibile quel significato. Nel momento in cui lavoriamo sull'adattamento del testo del testo, os, funziona, sì. Funziona nel momento in cui, sì, scusate, nel momento in cui eh, lavoriamo sull'adattamento del testo, quindi sulla riscrittura di un testo, ehm, la prima domanda che ci dobbiamo rivolgere è a chi scriviamo, chi sono i nostri destinatari. Questa mattina Nicola Rabbi lo ha accennato: eh, ci sono appunto persone anziane, persone straniere, persone straniere arrivate da tanto tempo in Italia o persone appena arrivate in Italia che hanno difficoltà sia nell'approccio, nell'acquisizione della L1, quindi nella loro lingua materna madre o anche nel eh, nell'approccio della lingua 2, cioè l'italiano in questo caso, perché molto spesso non sono alfabetizzati. Poi ci sono persone con disabilità a livello cognitivo persone che hanno disturbi specifici di apprendimento come la dislessia e un occhio di riguardo sicuramente eh, va al, alle persone con disabilità uditive visto che è appunto il focus di questo progetto. Eh, intorno al mondo dei sordi, lo abbiamo visto anche con il cortometraggio di Vito Palmieri, ci sono una serie di pregiudizi, una serie di stereotipi. Il sordo non vive in un mondo fatto di silenzio, privo di parole. Il sordo può parlare, il sordo appunto non è un muto, come spesso ancora purtroppo sentiamo questa terminologia: il sordo può parlare ha una vita sociale normalissima come quella degli udenti, quello che però è vero che ha un percorso linguistico totalmente differente rispetto al mondo degli udenti. Il bambino udente eh, riesce ad attivare un percorso di sviluppo linguistico, un percorso di acquisizione del linguaggio in modo totalmente naturale senza allenamento perché riceve una una, una serie di input linguistici, anche in realtà inizia quando è già nella pancia, quindi nel eh, un Ancora quando è dentro la pancia, riesce a ricevere una serie di stimoli eh, sonori che poi diventano sicuramente linguistici. Il bambino sordo, avendo una difficoltà a livello uditivo, non riesce a a ricevere certe informazioni linguistiche, non riceve le strutture linguistiche che portano appunto a un percorso linguistico. Però fortunatamente abbiamo la tecnologia che ci assiste, eh, abbiamo la, la, lo screening audiologico che viene fatto già al secondo giorno di vita, quindi in ospedale già sappiamo se un bambino ha difficoltà a livello uditivo. Questo che cosa comporta? Comporta un'attivazione un di una serie di percorsi riabilitativi. La famiglia viene su... Subito interpellata viene subito chiamata e messa in relazione con una serie di istituzioni quindi iniziano subito un iter riabilitativo e questo sicuramente questo iter riabilitativo comporta che cosa comporta a una stimolazione linguistica e permette al bambino sordo ad attivare un percorso linguistico eh, come quello degli udenti e mh, quando parlo di eh, assenza di stimolazione linguistica che cosa vuol dire io personalmente li chiamo piccoli mattoncini sonori perché sono minimi a livello sonoro, come per esempio i pronomi io ho una passione eh, per i pronomi, che sono appunto piccoli pronomi, per esempio la porta, noi sappiamo benissimo che abbiamo una Maria che porta la borsa, ma io vi assicuro che a livello sonoro non vengono percepiti. Molto spesso non vengono percepiti questi piccoli pronomi. Quindi i bambini sordi non fanno esperienza di queste strutture linguistiche, e in automatico nel momento in cui poi le ritrovano per iscritto queste paroline, vengono scartate perché non sono abituate a considerarle. Ok, quindi fanno fatica nel momento in cui devono recuperare il giusto referente. Qui ho inserito una domanda a livello un po' provocatoria: i sordi possono raggiungere una buona competenza pari a quella degli utenti? Assolutamente sì. Un altro pregiudizio, appunto, come dicevo prima, che c'è intorno al mondo dei sordi: possono comprendere e produrre un, un messaggio linguistico? Assolutamente sì. Sicuramente avere delle piccole attenzioni, dei piccoli accorgimenti per il mondo dei sordi, e non solo, lo abbiamo già visto, può essere di grande aiuto. Per quanto riguarda il testo, nel momento in cui eh, siamo di fronte ad un testo linguistico, dobbiamo capire, sa dobbiamo sapere che ci sono vari livelli di difficoltà. Un livello è di tipo percettivo, quindi di impatto grafico visivo. Molto spesso i testi sono affollati a livello visivo, ci sono molte parole che creano, diciamo, un po' di disorientamento per chi ha difficoltà linguistico, quindi bisogna utilizzare un fonte giusto, bisogna utilizzare le immagini giuste perché molto spesso le, le immagini su Porti visivi sono importanti per il testo, ma non sono coerenti con ciò che stiamo leggendo e possono essere fuorvianti. Piccolo esempio: l'altra settimana in una scuola eh, ho avuto un'insegnante molto, molto brava, appunto, che si è messa in discussione per rendere un testo il più accessibile possibile con un bambino sordo. L'insegnante è convinta e consapevole che il bambino non conosceva il termine la fontana, perché comunque ha, ha delle difficoltà molto importanti a livello linguistico, e ha sostituito la parola, quindi non ha supportato la parola, l'ha sostituita con una goccia d'acqua. È vero, la fontana, sostiene, eh, la fontana contiene una goccia d'acqua, ma non è quello il significato. In questo modo noi stiamo ehm, togliendo la possibilità al bambino solo di fare una determinata esperienza linguistica e allo stesso tempo stiamo fornendo, noi ci stiamo sostituendo al testo e stiamo fornendo un'informazione sbagliata. Eh, sbagliata. Insomma, non sbagliata, nel senso sicuramente è apprezzabile il lavoro che ha fatto il docente. Non voglio dire assolutamente che eh, il docente abbia sbagliato, si è messo in gioco, però comunque sia eh, è riduttivo sostituire la parola fontana con una goccia d'acqua. Un altro tipo di difficoltà, lo abbiamo già accennato, è di tipo linguistico. Eh, molto spesso si utilizza una sintassi complessa, un lessico complesso. Questa mattina lo abbiamo visto anche insieme a Cristiana Zanasi. Il lessico a volte. Eh, è un problema, si usano tecnicismi che possono creare una difficoltà nella comprensione del testo. I sordi, eh, le persone con disabilità uditiva, eh, conoscono molto spesso il lessico, ma fanno fatica a riconoscere il significato, associare un significato ad una parola se si cambia il contesto frasale. Ad esempio, possono conoscere benissimo il significato, eh, possono comprendere benissimo il, il significato della frase, è il mezzo. Eh, quindi conoscono e sanno che è un mezzo di trasporto che possiamo trovare eh, su una strada, ma fanno fatica a comprendere la frase è in mezzo, quindi sostituendo l'articolo con la preposizione fanno fatica, eppure il, la parola è la stessa, il numero delle parole è la stessa, okay? lo stesso, ma cambia il significato della frase e fanno fatica eh abbiamo un'altra difficoltà che riguarda l'aspetto tematico si danno per scontate molte molte informazioni molte conoscenze enciclopediche pregresse e soprattutto in ambito storico culturale si danno per scontate molte informazioni ma Bisogna fare attenzione, per esempio noi abbiamo fatto un sopralluogo in un museo molto molto bello e, e in questo museo molto particolare, molto invitante, molto suggestivo è interessante perché ci sono una serie di stili okay, che vengono messi eh, in risalto. Noi che abbiamo appunto, lo diceva anche oggi Nicola Rabi, che abbiamo diciamo una cultura media, sappiamo benissimo, sappiamo oppure lo abbiamo sentito in passato, comunque qual è lo stile Liberty, lo stile moresco, però nel momento in cui noi abbiamo a che fare con un pubblico e vogliamo appunto che queste informazioni siano il più possibile accessibili, non possiamo dare per scontato queste informazioni. Sicuramente un suggerimento eh, può essere un glossario o comunque una lista, quasi come una lista della spesa, non dobbiamo spaventarci da questa, diciamo, lista di parole e liste di concetti, però Possono essere sicuramente un valore aggiunto a un lavoro di adattamento del testo. L'altra difficoltà riguarda l'aspetto cognitivo, perché io devo leggere le informazioni, le devo comprendere, ma soprattutto le devo fare mie. Ok? Uh, qui uh, ho sintetizzato molto uh, in questa slide una serie di buone prassi che anche oggi eh, Nicola Rabbi ha già accennato e introdotto, eh, su quale buone prassi e buoni accorgimenti bisognerebbe utilizzare nel momento in cui vogliamo scrivere un nuovo testo o vogliamo adattare. Un testo. Sicuramente dobbiamo tener conto, come ho già detto prima, della struttura del testo, ok? Utilizzare i paragrafi in un certo modo, bisogna fare attenzione quando io vado a capo. Ok, non si consiglia sempre di non spezzare la parola, di non interrompere le sillabe, bisogna utilizzare un numero di caratteri massimo per riga per non appesantire la lettura e quindi la comprensione. Per quanto riguarda il lessico, si utilizza, si dovrebbe utilizzare un, un lessico di uso comune, bisogna fare attenzione anche ai sinonimi, okay? perché una persona con eh, difficoltà linguistiche possiamo, può conoscere benissimo la parola uomo, ma può far fatica a conoscere il, il significato di individuo, entità, quindi bisogna utilizzare un lessico il più possibile accessibile. Eh, per quanto riguarda la sintassi, eh, si dovrebbe preferire, preferire la struttura sintattica soggetto-verbo-oggetto. La struttura svola, la famosa Maria mangia la mela. Quindi, eh, preferire la struttura attiva piuttosto che la struttura passiva, cioè la mela è mangiata da Maria, evitare gli impliciti. Quindi, come vi dicevo prima, tutti i pronomi, perché una persona che ha fragilità linguistiche e fa fatica a recuperare i giusti referenti, non ha fatto quell'esperienza eh, diciamo, quell linguistica. E un'altra eh, caratteristica nel recuperare gli impliciti è i soggetti sottointesi. Molto spesso anche questa mattina abbiamo visto eh, sempre: Nicola Rabbi eh, ha introdotto questa tematica. Eh, si tende, appunto, quando lavoriamo sull'adattamento del testo, si tende a ad esplicitare sempre i soggetti. Ecco, anche questo bisogna fare attenzione perché si può sicuramente appesantire il testo, ma quando è possibile si dovrebbe esplicitare il soggetto, perché noi che abbiamo una buona competenza linguistica non facciamo fatica a recuperare il soggetto non esplicitato, ma io vi perché appunto l'italiano essendo una lingua flessa riconosciamo i referenti in base alle desinenze, per esempio verbali, ma io vi assicuro che una persona che ha Difficoltà linguistiche fa fatica a capire chi è che compie una determinata azione. E non esagero nel dire questa affermazione, mi prendo le mie responsabilità. Ecco, e, anche qui discorso diretto, si dovrebbe preferire il discorso diretto. Rispetto al discorso indiretto, bisogna capire sempre chi parla, a chi parla, chi sono i referenti della comunicazione, di chi parla o di cosa parla, sono sicuramente aspetti molto importanti. Che nel momento in cui li ritroviamo all'interno di un testo, eh, sono tutte informazioni che possiamo perdere. Eh, il cambio del tempo verbale: eh, molto spesso ritroviamo, soprattutto in, uh, in ambito di testi storici, giustamente il tempo, il passato remoto. Ma un tempo verbale molto 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 difficile anche perché nel linguaggio parlato lo stiamo perdendo, purtroppo lo stiamo perdendo. Quindi, quando si può, si dovrebbe sostituire con un tempo al passato più accessibile, come il passato prossimo, l'imperfetto, usare subordinate più semplici e evitare sicuramente il, le metafore. Eh, la grafica, questi sono i, eh, diciamo, i font che si dovrebbero utilizzare in modo tale eh, da rendere un testo più accessibile. Un esempio di lavoro, è, abbiamo riportato un pannello che in realtà è in via di progettazione, eh, leggiamo il testo originale e vediamo appunto insieme quali sono alcuni accorgimenti che abbiamo apportato a questo testo. Il cortile principale dove venne posata la prima pietra il 6 novembre 1850 è il fulcro dal quale si dipartono le altre ali del castello. Questo ampio spazio con apertura sul cielo fu utilizzato nei primissimi anni della costruzione come cantiere che ospitava materiali e attrezzature della fabbrica. Così veniva infatti chiamata la Rocchetta all'epoca della sua costruzione perché creava lavoro e benessere nella zona del nostro Appennino. Possiamo considerarlo oggi un museo a cielo aperto, nel quale si trovano alcune delle opere più importanti della Rocchetta Mattei. Allora adesso vado un attimo sono andato troppo avanti, okay. Allora, abbiamo riportato abbiamo portato alcuni Chiamiamole così, modifiche. In realtà, il lavoro di adattamento del testo, vi assicuro, non prevede solo una fase di lavoro. I tecnici museali ci hanno inviato i testi originali, noi li abbiamo accolti, abbiamo eh, proposto dei suggerimenti che a volte sono stati accettati, giustamente, altre volte no, non sono stati accettati, li ha, hanno rimandato i loro testi, noi li abbiamo ulteriormente revisionati e così via. Il lavoro del trattamento del testo l'ho spiegato così appositamente perché è proprio eh, è stato un lavoro lungo, ma è, ha richiesto un lavoro di più fasi e più mani. Eh, è stato eliminato, come potete notare, dalla prima frase la frase incisiva, dove venne posata la prima pietra il 6 novembre 1850, perché è una frase incisiva, considerata quasi accessoria, e può creare in questo modo spezza la frase principale e in questo modo può creare anche un disorientamento a livello di comprensione. Ed è stato trasformata come una, una frase principale. La prima pietra della Rocchetta Matteo è stata posata il 6 novembre 1850 nel cortile principale è stato eliminato il passato remoto, come vi dicevo appunto, ed è stato sostituito da è stata posata un tempo più accessibile. È stato eliminato così veniva infatti. Anzi, leggo da prima questo spazio con apertura sul cielo. Fu utilizzato nei primissimi anni della costruzione come cantiere che ospitava materiali e attrezzature della fabbrica. Così, ve, infatti, veniva chiamata la rocchetta all'epoca della sua costruzione. Allora, mh, solitamente, quando adattiamo i testi, aggiungiamo uh, i possessivi perché i possessivi possono aiutare e facilitare la comprensione, ma. In questo caso, siccome le persone con disabilità uditiva affidano spesso la loro comprensione alla prossimità lineare, cioè io comprendo ciò che sto leggendo perché faccio riferimento alle, alle parole che sono vicino, in questo caso ci può essere un fraintendimento testuale, un fraintendimento di comprensione. Questa sua può fare riferimento sia a Rocchetta ma anche a fabbrica. Okay? Quindi che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo sfruttato in un certo qual modo questa diciamo capacità, questa competenza appunto di prossimità lineare, abbiamo eliminato sua e sappiamo che il, eh, eh, scusate, eh, sappiamo appunto che eh, veniva perché dava eccole ho trovato il pezzettino il cortile era utilizzato nei primi anni come deposito di materiali e attrezzature utili per la costruzione della rocchetta che all'epoca veniva chiamata la fabbrica perché dava lavoro e benessere economici e economico agli abitanti di questa zona dell'Appennino eliminando sua io so benissimo che eh, faccio riferimento a rocchetta. Inoltre è stato eliminato il eh, pronome possiamo considerarlo oggi un museo a cielo aperto eliminarlo non vuol dire che sto semplificando il il testo, ma sto esplicitando dove è possibile un'informazione ed è stato eh, inserito l'elemento deittico qui, cioè viene indicato il luogo in cui è presente sia l'emittente che il destinatario del messaggio, cioè il pannello e il visitatore che sta leggendo il il pannello e in questo modo viene marcato anche l'oggetto eh, del del pannello, cioè il cortile principale. Allora, io ho concluso l'intervento, non so se ci sono domande o ci sarà dopo, immagino, il momento delle domande. E quindi ecco qui. Queste sicuramente sono delle piccole indicazioni, dei piccoli accorgimenti che potrebbero eh, che possono sicuramente essere di aiuto in futuro eh, per chi si vuole avvicinare all'accessibilità all testuale. dovremmo questo è un, uh, sicuramente un invito, dovremmo iniziare a pensare a o progettare, a progettare nuovi testi in chiave accessibile e non adattare successivamente i testi. Questo sicuramente è una qualcosa che ci auguriamo, ma sappiamo che è un lavoro molto molto lungo e molto complesso, però insomma possiamo farcela. Okay. Bene, grazie Marange Mariangela Laurenti della Fondazione Gualandi. Che... Anche con questo esempio di testo ci ha fatto capire la complessità del lavoro di semplificazione dei contenuti che si trovano dentro i nostri musei. Semplificazione e non banalizzazione e non impoverimento. Insomma, ci fa capire anche quanto c'è bisogno di nuove, fig nuove figure professionali in grado di eh, sostenere il lavoro di miglioramento dei musei eh, per la comunicazione dei loro patrimoni. Non tutti i musei sono in grado però di eh, sostenere nuove figure professionali, quindi di qui eh, di nuovo anche la necessità di ribadire quanto sia importante la formazione dei nostri operatori museali, eh, anche per renderli autonomi in un lavoro eh, di restituzione dei contenuti semplificati, quindi accessibili ma non banali. Procediamo in questo nostro confronto sempre sulla eh, necessità di progettare eh, interventi insieme alla, agli operatori dei musei, chiamando eh, Felicia Todisco con noi eh, anche lei eh, protagonista del progetto access ha seguito molti degli interventi all'interno dei musei la ringraziamo anche per averci eh, insegnato non, non smetto di dirlo tanti tanti aspetti di questo nuovo contesto di lavoro felicia todisco è docente di sostegno ed è una, una lunga esperienza eh, in campo dell'accessibilità museale prego Buon pomeriggio, grazie a tutti e grazie per questa presentazione così generosa. Allora, abbiamo condiviso insieme queste riflessioni, perché ovviamente dieci minuti sono pochi per cercare di esaurire l'argomento preannunciato dalla, dal titolo del mio intervento. Intanto eh, chiedo scusa per il contrasto poco accessibile, ma questa è una delle prime indicazioni che posso dare: mai scrivere in bianco sul blu perché se ci sono diverse condizioni di luce potrebbe essere poco accessibile. Va bene, allora eh, quello su cui cercherò di riflettere con voi in questo intervento sono alcune caratteristiche costanti. Che abbiamo ehm, ritrovato negli interventi eh, in questi musei, in questo e in altri progetti a favore dell'inclusione negli ambienti di cultura. E uno di questi elementi su cui abbiamo riflettuto è ciò che avviene prima, quando decidiamo di andare in un museo, quando decidiamo di avvicinarci ad un'offerta culturale. Eh, Nicola stamattina, anche lui il grande nominato di questo pomeriggio, ci ha parlato del diritto di essere informati. Abbiamo bisogno di informazioni, abbiamo diritto di sapere le cose che ehm, servono ad avvicinarci ad un'offerta culturale e a, um, ad affarla, a, a farla in piena autonomia. Quindi sto parlando delle informazioni di accessibilità. Ecco, ho appositamente smesso di parlare mentre proiettavo perché, anche se il mio intervento non era sottotitolato, una condizione che ci hanno chiarito bene già da stamattina è che, se delle persone sorde hanno bisogno di guardare me, che parlo o che segno il mio discorso, non possono guardare quello che proietto. Quindi o si guarda quello che proietto o si guarda me. Quindi se proietto qualcosa, do il tempo di guardare quello che proietto, parole o no, e poi parlo e viceversa. Allora, il diritto all'informazione di cui parlavamo prima attiene al famoso tasto accessibilità presente su tutti i siti dei musei e in cui sono raccolte le informazioni di accessibilità di quel, di quel luogo ci troviamo delle cose diverse di solito che vanno dalla frase il nostro museo è accessibile alle persone disabili a un elenco di cose Presenti per i disabili, è accessibile per i disabili motori. Abbiamo dei percorsi per, eh, per i povedenti, abbiamo dei percorsi, eccetera, eccetera. Quindi ci sono diverse informazioni. C'è un gradiente che va dal generico al particolareggiato. Che cosa ci aspettiamo di sapere quando andiamo in un, eh, in un luogo eh, che offre cultura? Allora, dobbiamo riuscire a rispondere almeno ad alcune delle domande che sono passate. Intanto c'è del personale formato sulla disabilità, sono una persona sorda, sanno che tipo di persona sorda sono, ne abbiamo parlato stamattina, le persone sorde sono tutte diverse, quindi conoscono le buone prassi per comunicare con le persone sorde, hanno un piano di emergenza, se per esempio... Hanno di fronte un sordo segnante e non sanno come fare, sanno chi chiamare, che esiste un servizio ponte, sanno come ci si rivolge ad una persona che è sorda ma non segna, e quindi che non mi devo voltare mentre parlo, che non devo raccogliere una cosa dal cassetto, che devo farmi guardare in faccia, devo abbassarmi la mascherina se non ce l'ho trasparente. Tutte quelle buone prassi che di solito raccontiamo e chiediamo come un vademecum. Ci sono materiali accessibili? Sono solo scritti? Ci sono dei supporti tecnologici? Ci sono dei video? Sono sottotitolati? Hanno dell'audio? Solo della musica? Queste sono le informazioni utili alle persone sorde che rendono più avvicinabile l'offerta culturale, che mi preparano a quello che troverò nel museo. E questo è quello da preparare prima di, di eh, cominciare a, a pensare a dei percorsi adeguati alle persone sorde. Il progetto Access ha previsto una scheda di rilevazione delle condizioni di accessibilità dei musei che è servita a noi operatori per fare il sopralluogo e per rendere la fotografia di quello che era al momento l'accessibilità del museo. In alcuni casi per i musei che l'hanno richiesto, abbiamo restituito questa osservazione con l'invito, in forma testuale ovviamente, con l'invito a pubblicarla sul sito. Perché dare informazioni sul fatto che ci siano molti testi o molti video o molti video con audio, alcuni sottotitolati, alcuni no, è un, un qualcosa che prepara diversamente la visita e quindi è un'informazione utile. Secondo aspetto che ci ha fatto riflettere, e cioè gli ambienti che custodiscono i musei, i luoghi del museo. Perché eh, io qui ho riportato qualche frammento, qualche foto, due secondi veramente che vi voglio regalare, però si potrebbe dire la stessa cosa non solo dei musei che ho visitato io, ma anche di Rocchetta Mattei, Piacenza, Modena. I luoghi che custodiscono i musei hanno di per sé, di, di per sé stessi delle storie da raccontare e, e ti pongono di fronte alla meraviglia. Noi, per esempio, abbiamo incontrato questo: a cominciare da una rocca del Trecento, costruita su un'antica cattedrale di cui ci sono ancora le tracce nel museo. Quindi, prima di cominciare a guardare, le collezioni, una ghiacciaia. un ex carcere, un ex convento, un portale d'arte, Mimmo Paladino, un portale donato al Museo Internazionale di Faenza, che quindi il biglietto d'entrata. Capite che prima ancora di entrare, di guardare che cosa il museo espone, attraversi quest'opera d'arte. E vi dirò di più, appena varcate la porta, a, tutto a tutta parete c'è un'opera di Burri. E vi dirò di più, prima di arrivare alla biglietteria c'è un racconto fiabesco dipinto su ceramica. Questo prima ancora di fare il biglietto ed entrare. Quindi è un percorso dentro la meraviglia un ex carcere che ospita il museo dell'ebraismo e quindi che racconta di libertà negate. Come si può, eh, come non si, non si fa a voler raccontare prima di tutto questo, prima di avvicinarsi a ciò che il, il museo espone? Quindi dove abbiamo potuto, in alcuni musei come quello di Forlimpopoli, mm. abbiamo cercato di rendere giustizia di queste storie che i musei eh, avevano da raccontare, costruendo eh, ad esempio a Forlì, a Forlimpopoli, appunto, tre videostorie, che sono tre chiavi di lettura dello stesso museo. Una di queste chiavi di lettura è proprio il luogo che lo ospita, per restituire alla popolazione in modalità accessibili una, un pezzo della storia del proprio, de, mh, del proprio patrimonio. Ma parlando del lavoro a diretto contatto con gli operatori eh, con cui abbiamo collaborato, e di questo anche qui una batteria scarica, ma non mi scompongo. E di questo devo rendere merito a tutte le persone che abbiamo incontrato nei musei che si sono eh, rese molto disponibili. Ah, questa volta è visibile, veramente una minaccia. Ok. Devo veramente ringraziare la disponibilità degli operatori che ho incontrato perché quello che abbiamo potuto realizzare è stato possibile solo grazie all'apertura mentale e alla capacità di essere elastici e collaborativi da parte di queste persone. E, stavo dicendo, quello che abbiamo ehm, affrontato più di ogni altra cosa nel lavoro concreto... È un fattore che incontriamo sempre e riguarda cioè il fattore tempo. Vi regalo altri due secondi di immagini. Ecco il fattore tempo. Forse guardando le immagini si può pensare va bene, ho capito, fare lentamente è meglio che far veloce. Invece, il fattore tempo non riguarda soltanto la velocità verso la lentezza, ma riguarda anche la densità dei contenuti che ci mettiamo in un dato tempo. Una visita guidata, un laboratorio, Sono di, hanno di solito un tempo blindato. Quante cose dobbiamo fare in quel tempo? Quanti contenuti ci mettiamo? Dobbiamo guardare, dobbiamo leggere, dobbiamo ascoltare, probabilmente vedere anche un segnante che ci traduce le cose. E, e ci vogliamo mettere di più. Anzi, qualcuno ci ha parlato anche del piano B da tenere da parte, caso mai si creassero dei silenzi. Ecco, noi abbiamo fatto il contrario. Abbiamo proprio detto che intanto una delle cose che eh, va rimarcata è che soprattutto per le persone sorde, l'atto di guardare e leggere un sottotitolo o una didascalia o un segnante che ci segna la traduzione o chi parla per cercare di comprendere e guardare l'immagine, l'opera d'arte che mi sta descrivendo, non sono contemporanee, non avvengono nello stesso momento. Questo significa che c'è bisogno di spazi di silenzio. Prima parlo, dopo do il tempo di guardare. Invece, questo elemento ha, ehm, ha trovato la maggiore resistenza nel lavoro, soprattutto quando abbiamo creato, prodotto dei, delle videostorie, appunto, come ho detto in cui eh, chiedevamo al videomaker di eh, prolungare l'immagine per un dato eh, periodo, per un certo periodo di, in secondi, eh, per dare modo di osservarla bene. Perché se io proietto un'immagine, ci parlo sopra, c'è chi ascolta e guarda contemporaneamente e sono io udente ma c'è chi deve leggere il sottotitolo e in, in quel momento o guarda il sottotitolo o guarda l'immagine. Questo significa che quando la frase è finita non va via anche l'immagine, ma ci rimane, è per un tempo sufficiente ad essere osservata. Quanti secondi? Almeno dieci secondi. Terrore. Dieci secondi di video, di silenzio terrorizzano i videomaker, soprattutto quelli professionisti specializzati nel fare video, pubblicità, non sono televisivi, dieci secondi di silenzio, paura, e invece sono i secondi, il minimo di secondi sufficienti per guardare, ricordarmi ciò che ho letto, ciò che mi hanno descritto e magari farmi venire pure una domanda. Come abbiamo tentato di risolvere questo nella costruzione dei video? Oltre a gestire la tempistica, prima frase, poi immagine, abbiamo anche aggiunto nelle riprese, qualcuna l'avete già visto, anche le didascalie alle riprese. Perché se ho parlato per un minuto e ti ho citato un'immagine o un affondo, o una zoomata su un particolare, ma è passato appunto almeno tre strisciate di, di, di sottotitolo. Può essere che quando guardi l'opera non ricordi più che nome avesse l'opera, qual era il particolare che ti ho citato. Quindi perché non aggiungere allora un, una, una disascalia che ti guida lo sguardo, che ti fa ricordare quello che io ti ho eh, appena spiegato. Stessa cosa la velocità del parlato. Farci fare gli audio dall'esterno. È significato dire più volte rifallo e rallenta l'audio no ma io sto parlando normalmente no rallenta l'audio perché parlare velocemente significa costringere a mettere in una fra, in una slide un testo molto lungo da leggere e probabilmente far passare tante velocemente il testo questo modo non è accessibile quindi parlare ad una velocità accettabile nel, mm, è corrispondente a quanto riusciamo a leggere comodamente, un sottotitolo. E anche nei laboratori abbiamo trovato questo problema. Il tempo e cosa ci faccio dentro. I laboratori sono blindati. Un'ora di tempo, un'ora e mezza, introduzione tutta verbale. Un conduttore che parla, un pubblico che guarda, ascolta più o meno, si distrae, però mi segue. Alla fine, se siamo fortunati, chiediamo ai bambini di farci un disegno. Eh, alla fine, una scheda di rilevazione dell'attività. Format quasi uguale dappertutto in tutti i musei visitati. Allora, questo è l'altro elemento che abbiamo affrontato. nei musei che sono i santuari delle, delle espressioni dei vari linguaggi visivi l'unico modo che abbiamo per comunicare i nostri contenuti sono solo le parole perché solo il linguaggio verbale dove sono gli altri linguaggi soprattutto i linguaggi visivi quella che vedete in sovrimpressione è che non vedete in sovraimpressione perché non c'è contrasto, è una linea del tempo che abbiamo inserito ovunque. Abbiamo suggerito linee del tempo nei Deplian, nei laboratori, nei video, a muro, dappertutto abbiamo suggerito di inserire linee del tempo perché sono forme visive molto intuitive. E a volte hanno ripreso, come nel museo di Forlimpopoli, un codice colore già presente in sala, ogni sala, ogni periodo un colore. Beh, perché non portarlo sulla, sulla linea del tempo in modo da orientare, per dare anche la visione della contemporaneità degli stili, come è avvenuto, ad esempio, nel museo eh, di, di Faenza, nel museo di, delle ceramiche di Faenza. Quindi linee del tempo, grafiche, codice colore, sono simboli, sono alcuni degli espedienti visivi possibilmente utilizzabili. Ma, concludo, nel laboratorio ci siamo spinti anche oltre, perché abbiamo detto come fare a rendere accessibile un laboratorio. Il Museo dell'Ebraismo di Ferrara è stato così disponibile da metterci a disposizione uno dei laboratori più conosciuti, più utilizzati dalla loro offerta didattica e, e trasformarlo in qualcosa di più accessibile. Era sempre condotto soltanto con un oratore e la, con un pubblico che ascoltava. Abbiamo chiesto di liberare il tempo cioè di togliere tutto quello che era superfluo, e c'è sempre qualcosa di superfluo quando costruiamo un'offerta didattica, di lasciare soltanto i concetti che dovevano assolutamente passare nel laboratorio. Secondo step, trasformarli in qualcosa di visivo, che sostituisse le parole. Quindi ad esempio l'introduzione al, al laboratorio non, era più non è più parlata, ma è fatta di un gioco proposto ai, ai partecipanti un gioco in cui fanno esperienza di alcuni concetti che andranno poi a essere osservati e spiegati durante il laboratorio. È fatto di eh, linguaggio anche eh, preso dal fumetto, linee del tempo, come vedete performance e anche la chiusura del laboratorio. Non è soltanto una scheda da compilare ma prende ad esempio a riferimento le notizie del quotidiano, che sono più vicine ai ragazzi, se, perché questo è un laboratorio offerto alle scuole superiori. Uh, notizie che quindi si possono prendere e aggiornare per ogni gruppo di partecipanti a questo laboratorio. E la riflessione quindi avviene nel silenzio, nei tempi vuoti, senza un oratore che parla, ma sulla base di quello che i partecipanti tirano fuori a partire da notizie della quotidianità. Ecco, io mi fermo qui perché daremmo spazio volentieri sia ai nostri collaboratori dei musei che al dibattito dopo. Quindi vi ringrazio e spero di aver dato qualcosa di minimamente utile <ride> grazie grazie a felicia todisco che eh, dall'alto della sua esperienza come progettista eh, ci ha anche dato degli spunti molto interessanti molto utili che funzionano come, anche come buone pratiche quindi di cui dov dovremmo fare tesoro soprattutto per noi operatori e per gli operatori culturali eh, dei nostri musei. e Grazie anche per averci fatto capire come eh, quanto noi siamo eh, molto abituati a considerare l'accessibilità che eh, si effettua dentro il museo, ma come in realtà l'accessibilità in realtà parte fuori dal portone del museo. quindi tutto quello che è l'accompagnamento, la preparazione alla visita e anche tutto quello che sta fuori fisicamente al museo. Pensiamo alle aree verdi eh, che rappresentano spesso un momento di condivisione e di accesso gradevole e, e, e primo, primo abbattimento di una barriera fisica e soprattutto eh, psicologica. Bene, io eh, approfitterei. Sono le quattro per fare una breve pausa. Eh, ci darei appuntamento per le quattro e un quarto. Vi ricordo che eh, dopo riprendiamo l'ultima parte di questa giornata insieme ai musei, a, mh, proprio ai protagonisti eh, degli interventi eh, dei sei musei. Le domande eh, le riserviamo magari nell'ultima parte della giornata. Eh, le riserviamo a chi è presente qui fisicamente alla Mediateca Guglielmi, ma anche a chi eh, in remoto eh, ha interesse a scrivere sulla chat una, una qualche richiesta di approfondimento di informazione. Bene, mi fermerei qui. Ci vediamo alle 16.15. Grazie a tutti. Bene, buongiorno. Riprendiamo quest'ultima parte del nostro convegno dedicato ad ACES, il progetto di accessibilità, cultura, eh, comunicazione e eh, sottotitoli per le persone sorde. E quest'ultima parte del progetto della, del convegno è dedicata agli interventi dei musei. La collaborazione del settore patrimonio culturale al progetto Access, grazie all'invito di Fiadda e Emilia Romagna, è proprio consistita nel, eh, nel coinvolgimento dei musei. È stata fatta una call molti, molti mesi fa eh, in cui sono stati selezionati eh, sei musei. Eh, sulla base di una eh, manifestazione di interesse che il territorio stesso ha, eh, è stato invitato a eh, mandare, eh, sulla base di una serie di requisiti, di, di caratteristiche e di motivazioni che i musei hanno espresso anche in base al contesto. Ehm, di accessibilità in cui si trovavano a fare questa manifestazione di interesse, sono stati scelti eh, sei musei con una particolare attenzione a quella che è stata una distribuzione equilibrata a livello geografico, ma anche un'attenzione a, ehm, a selezionarli ehm, sulla base della varietà. Eh, di, di caratteristiche sia di settore ma anche di eh, patrimoni che raccolgono e valorizzano e mh, in base anche alla, eh, alle dimensioni del museo quindi il progetto si è confrontato sia con musei piccoli che con musei medi che con musei decisamente eh, più grandi eh, passerei la parola direttamente a loro, ai protagonisti e chiamerei eh, qui con me eh, Lisa Lombardi del Museo Cronos della Cattedrale di Piacenza, eh, che saprete è, è museo nato nel 2015 e raccoglie il patrimonio che documenta la storia e la vita del Duomo di Piacenza e include anche il percorso di salita alla. Eh, cupola frescata dal Guercino e ha collezioni importanti di preziosi manoscritti come il codice 65, ma anche argenterie, eh, paramenti liturgici e anche delle opere di arte contemporanea. Ecco, inviterei qui allora eh, Lisa Lombardi. Buon pomeriggio a tutti. Eh, intanto mi presento, appunto sono Lisa Lombardi, sono lavoratrice di Culture, che è la cooperativa che opera nella zona di Piacenza e Bobbio nella gestione museale, organizzazione di eventi e didattica museale. E appunto uno dei musei che gestiamo eh, è Cronos, il Museo della Cattedrale, eh, il quale offre appunto l'opportunità di, eh, di scoprire da vicino la storia della nostra cattedrale, eh, ammirando, come si diceva, opere. Che appartenevano una volta alla struttura della cattedrale, ehm, paramenti sacri, reliquie, anche all'interno appunto delle argenterie che si citavano, e una sezione interamente dedicata al codice 65, che è un libro miniato e di eccellente mi miniatura. Eh, L'Ufficio dei Beni Culturali ci ha coinvolto in questo appunto nel partecipare. A questo bando ehm, con l'intenzione di collaborare insieme a diverse, a diverse realtà ehm, per poter appunto approfondire un aspetto che già c'era molto caro, che è appunto l'aspetto dell'accessibilità, ehm, e dico come mai ci fosse molto caro, nel senso che nel nuovo allestimento che abbiamo ehm, iniziato e che è sempre un po' in evoluzione abbiamo iniziato in realtà nel periodo in cui eravamo chiusi per Covid, quindi eh 2020, eh, già in questo nuovo allestimento abbiamo inserito diverse attenzioni ehm come appunto dei percorsi eh, differenziati eh, inseriti in un'applicazione scaricabile gratuitamente in museo che permette appunto a diverse a diversi fruitori di ehm seguire in maniera diversa ma lo stesso percorso eh, di visita eh, tra cui ve ne cito uno perché per noi è, è molto importante è il percorso museo parlante eh, che è stato realizzato in, in collaborazione con un'associazione di piacenza che è appunto la matita parlante eh, con questi ragazzi autistici che hanno ehm, realizzato dei video di spiegazione a delle opere e quindi li hanno resi eh, fruibili anche a a loro stessi e a chi appunto ne ha la necessità e sono tutti inseriti all'interno di questa applicazione appunto mh, scaricabile in in museo. Funziona come audioguida anche per uh, i, i fruitori eh, tu, per tutti i fruitori. Nel nuovo allestimento eh, abbiamo inserito anche pannelli con carattere ad alta leggibilità e senza grazie. Qui vedete appunto che senza volerlo già era presente una linea del tempo, visto che abbiamo eh, citato prima le, le linee del tempo che hanno impatto, impatto visivo. E come si citava, Cronos è anche ehm, concepito come via della bellezza, in quanto ehm, arriva prima, ci porta, è un percorso che ci, eh, ci porta verso la salita alla cupola. La salita alla cupola che per Tanti motivi purtroppo non è sempre accessibile a livello fisico, ma proprio per questo il museo è presente al piano terra uno schermo touch eh, con delle immagini ad alta definizione per eh, ammirare da vicino comunque eh, gli affreschi del Morazzone e del Guercino, in modo che in qualche modo si possa vivere ugualmente l'esperienza eh, della visita. appunto come vi dicevo questi sono i percorsi medievali che fanno vivere eh, al meglio l'esperienza appunto dal punto di vista della della bellezza eh, e del momento esperienziale con continui affacci anche sia sulla cattedrale che sul eh, sull'interno della della chiesa. appunto con gli interventi che abbiamo messo in atto poi con eh, l'aiuto di Fiat e del progetto Access ehm, abbiamo voluto rivolgere lo sguardo maggiormente alla comunità, perché se il territorio ci chiede di ehm, appunto rivolgerci e di raccontare qualcosa alla comunità, cerchiamo di raccontarlo, di porci come, come tramite per eh, realizzare questo, questa comunicazione. La possibilità che abbiamo avuto di collaborare con, con FIADDA ci ha consentito di portare l'attenzione su aspetti eh, riguardanti l'accessibilità la, la, per le persone sorde, così appunto come previsto dal bando, ehm, che non sempre come lavoratori interni al museo e abituati ad operare in un certo, un certo modo, non sempre ehm, ci concentravamo. Quindi è stato utile anche come proprio eh, punto di riflessione. E di, e, di, e di partenza quindi eh, abbiamo mh, avuto modo grazie al progetto di FIADA al progetto ACCESS di implementare i nostri video che erano già presenti in, all'interno del percorso museale eh, di sottotitoli questo appunto è un video eh, che, era, che è presente ancora tuttora in cattedrale è una foto però antecedente quindi purtroppo non si riescono a vedere i, i sottotitoli Abbiamo realizzato, elaborato una mappa cartacea che consente al visitatore una fruzione del percorso più consapevole, fa favorisce anche l'orientamento eh, per tutti perché eh, il nostro museo, magari altri, è disposto su diversi piani e quindi mh, una persona che entra per la prima volta in museo non sempre ha tutto chiaro subito e quindi ehm, anche per una visione autonoma, perché non sempre ci sono le visite guidate in museo. Eh, è necessario ed era necessario realizzare una mappa di questo, di questo tipo. Abbiamo poi, appunto, inserito nell'applicazione di cui vi parlavo prima eh, i testi scritti corrispondenti ai file di audioguida. Perché, appunto, l'idea poteva essere quella di collegarli agli impianti, come abbiamo parlato stamattina, ehm, oppure realizzare dei testi che potessero essere eh, letti eh, in autonomia e eh, lavorato e iniziato a, a rielaborare un materiale digitale relativo eh, ai a un laboratorio, dei laboratori che abbiamo già in essere in, um, nel nostro diciamo, catalogo di uh, didattica. Eh, e quindi abbiamo rielaborato di fatto la presentazione con cui iniziamo il laboratorio. Eh, snellendola, utilizzando ovviamente sempre dei caratteri ad alt altamente leggibili ehm, e ehm, ci sono state date delle informazioni, delle indicazioni fondamentali su come condurre i laboratori in presenza, quindi delle indicazioni un po' come abbiamo sentito poco fa, eh, quindi l'attenzione di rivolgerci di fronte ai ragazzi, di non parlare mentre si mostra qualcosa, ehm, appunto di essere un po' più tra virgolette disponibili perché eh, magari pensiamo di esserlo, di esserlo sempre o comunque di esserlo già nel modo in cui realizziamo i nostri percorsi, eh, ma abbiamo capito realizzando appunto questo, eh, questo progetto che bisogna sempre appunto mettersi in gioco e realizzare al meglio appunto i consigli che ci sono stati dati prima di passare alla punta diciamo di diamante del del nostro su cui ci concentriamo del nostro realizzato, questa era una foto appunto del primo incontro, Stavo stavamo appena citando poco fa, appunto il primo incontro di sopralluogo dove ci siamo trovati con eh, appunto Fiadda, la fondazione e la, i rappresentanti della della regione Emilia-Romagna per vedere che cosa si poteva realizzare e cambiare nel nostro, nel nostro museo. Come vi dicevo, l'intervento che se ne ha parlato tanto oggi, l'intervento che ha caratterizzato maggiormente il nostro lavoro in questo, in questo processo è sicuramente la stesura del glossario, le parole del museo, che appunto va a spiegare eh, tutti i termini specifici relativi alla materia storico-artistica, ma anche a quella ecclesiastica-liturgica, essendo appunto eh, il museo cronos. Un museo eh, liturgico ecclesiastico. E ci saranno due formati, il formato cartaceo che verrà mh, distribuito e lasciato in biglietteria insieme alla cartina di cui vi citavo, la mappa che citavo prima, e il formato online sull'applicazione, appunto. L'intervento che ha car caratterizzato maggiormente il nostro processo è questo glossario. Eh, parto da una delle fasi più critiche nel realizzare questo glossario, che è stata quella proprio di, di capire quali termini eh, inserire e in quale ordine, eh, se di apparizione, alfabetico, suddivisa per temi, quindi se storico, artistico, eh, liturgico, tecnico, eh, ma proprio tornando all'inizio anche quali termini, per esempio semplicemente il nome del nostro museo. Del nostro museo, magari può essere tra virgolette fuorviante, cronos fa venire in mente eh, il tempo e a tanti eh, viene in mente che siamo un museo di orologi, <ride> ma in realtà appunto c'è una spiegazione, quindi, proprio il primo termine che non è poi stato inserito nella forma nell'ordine alfabetico che è stata poi la parte scelta ehm, è la spiegazione proprio del, del nome del, del nostro museo. Alla stesura del, del glossario, oltre ovviamente al, all'aiuto degli operatori di Fiat, hanno lavorato diversi nostri operatori proprio per dare un punto di vista differente. Ehm, diversi operatori anche specializzati ehm, in settori diversi, quindi qualcuno architetto, qualcuno restauratore, storico dell'arte, eh, proprio per cercare di dare dei punti di vista diversi, capire. A chi era più chiaro una cosa a chi meno e cercare di mh, dare eh, diciamo una forbice più ampia possibile a chi eh, appunto viene a contatto con il, il glossario come potete vedere lo scorro lo scorro un pochino abbiamo scelto appunto l'ordine alfabetico e ehm, si, eh, si è previsto una spiegazione per ogni termine con appunto sempre i caratteri ad alta leggibilità, ehm, delle immagini che vanno a corredare eh, le spiegazioni per essere più di, di impatto e ehm, la specifica che mi sento di fare è che per le immagini per quanto riguarda delle parti tecniche sono state scelte degli schemi. Per quanto riguarda delle strutture più ehm, specifiche o comunque anche più note a tutte, sono, scelte, sono state scelte delle immagini conosciute che fossero eh, molto indicative nel loro, come per esempio queste che spiegano il barocco, mentre per eh, dettagli dipinti, o elementi architettonici che potevano essere direttamente riconducibili alla cattedrale, alla nostra cattedrale, sono state scelte ovviamente foto ehm, della cattedrale e della chiesa, in modo che nel momento in cui poi il turista, il fruitore volesse eh, andare a ritrovarle in cattedrale, è facilmente ehm, riconducibile appunto alla, alla nostra chiesa. Eh consideriamo eh, il glossario come di fatto un punto di di partenza ehm e un elemento, uno strumento sempre modificabile, perché? Perché vorremmo che eh, i fruitori, i turisti possano eh, esprimere lo la loro opinione, appunto, dicendoci se ci sono dei termini che ancora ad oggi eh, non sono non sono molto chiari o delle definizioni che ancora non sono molto eh, molto chiare, eh, così che noi da operatori ci mettiamo anche in quel caso in in ascolto e non più non siamo più appunto siamo uditori e non più di, divulgatori. Ehm sicuramente nel processo di stesura di questo glossario abbiamo avuto modo di esercitare, come dicevo prima, un'autoanalisi del linguaggio e di tanti altri comportamenti che utilizziamo col pubblico che appunto spesso non ci accorgiamo non che non ci accorgiamo di utilizzare, però sono intrinsechi proprio nel nostro, nel modo di essere magari di un di un operatore o di chi è abituato a studiare temi e, come dicevamo prima magari specifici e e scientifici. Quindi ringraziamo per eh, l'opportunità che ci è stata data e per sicuramente l'affiancamento la, eh, il coinvolgimento, il nostro coinvolgimento appunto all'interno del progetto dimostra il nostro avora, avere a cuore proprio il progetto del, del museo, non solo nella riuscita, ma anche nell'evoluzione dell'esperienza eh, manifestando già da qualche tempo anche l'intenzione di procedere con altri pro, pro, progetti in questo senso per ampliare sempre di più ehm, un'accessibilità che non sia soltanto, come si diceva anche stamattina ehm sia appunto anche multiculturale ehm, e per non solo chi abbia problemi di, di udito, ma che sia anche a livello di significato appunto questo per il glossario e ehm proprio perché ormai la società diventa sempre più multiculturale, multietnica, multimediale e appunto eh, deve essere per forza eh, inclusiva. Chiudo velocemente ringraziando appunto la Diocesi di Bobbio per l'opportunità, Fiadda, la Fondazione Gualandi con cui abbiamo avuto diversi, diversi incontri e la Regione Emilia Romagna, appunto per, per la possibilità. Grazie a tutti, buona continuazione. Siamo noi a ringraziare Elisa Lombardi e anche che ci ha fatto capire. Eh... In un museo particolare come questo l'importanza della diversificazione dei canali di informazione, soprattutto per un edificio eh, vincolato come quello ovviamente della cattedrale, che eh, per i vincoli architettonici, ovviamente le barriere eh, fisiche sono molto forti, soprattutto abbiamo visto nei passaggi eh, di accesso alla, alla cupola. Del Guercino, però la, le tecnologie vanno incontro comunque alla difficoltà eh, di, di, di non poter superare queste barriere fisiche, offrendo insomma un contenuto, una, una fruizione diversa da quella dell'esperienza fisica ma attraverso il video. Bene, ehm, adesso dovremmo presentare ehm L'altro museo, che è il MAF, il Museo Archeologico di Forlimpopoli, doveva venircene a parlare Paolo Rambelli, assessore alla cultura del comune di Forlimpopoli, ma per impegni istituzionali eh, non ha potuto essere presente con noi. Ma ci ha mandato un contributo eh, video che adesso ho il piacere di trasmettere. Sperando di essere in grado. Buonasera a tutti, io sono Paolo Rambelli, sono l'assessore alla cultura del comune di Forlimpopoli e intervengo quindi in questa sede a nome del MAF del Museo archeologico della città di Forlimpopoli per l'appunto. Innanzitutto grazie mille per questa occasione, per raccontare l'esperienza che abbiamo condotto all'interno del museo, ma grazie soprattutto per l'esperienza stessa, quindi grazie a Fiat, grazie alla Regione Emilia-Romagna per questo percorso che ci ha permesso sicuramente di migliorare quelli che sono i servizi che offriamo al nostro pubblico. Il Museo archeologico di Forno Popoli ha da sempre una particolare cura ai temi dell'accessibilità ma fino ad oggi ci eravamo effettivamente concentrati principalmente sui temi dell'accessibilità per quel che riguarda i problemi di deambulazione di natura fisica e non ci eravamo forse concentrati quanto meritavano su altri tipi di possibili criticità. l'incontro con la FIAD ci ha sicuramente permesso di mettere a fuoco meglio, non soltanto in relazione appunto alle persone non udenti, ma più in generale per quello che è poi il pubblico generalista che dai supporti riferiti ad alcuni tipi di le disabilità possono in realtà trarre vantaggio in assoluto. L'incontro con la FIADA infatti ci ha permesso di mettere subito a fuoco una serie di criticità, di mancanze che riguardavano la comunicazione in generale del museo e quindi il primo intervento poi è andato in questa direzione, a correggere quei limiti che il museo presentava in assoluto per qualsiasi tipo di, di pubblico che frequentasse appunto le sue sale. Poi il lavoro è proseguito invece in maniera più puntuale rispetto appunto a quello che riguarda l'accessibilità per persone con disabilità di tipo uditivo e, e ha riguardato due linee di diritto principali, da una parte la relazione di un volume e dall'altra la relazione di alcuni video che poi possono essere trasmessi all'interno dei supporti che sono già presenti in museo. Un'altra cosa che ci è stata estremamente utile, per cui torno a ringraziare appunto gli amici della Fiatta e amiche della Fiatta, è stata quella di mettere a fuoco alcuni temi, alcuni aspetti che per noi risultavano magari scontati e a cui non avevamo prestato l'attenzione dovuta. E parlo in particolare al tema del luogo e al tema della persona che ha dato vita negli anni a questo museo, che è nato come museo civico e poi è diventato museo statale. E infatti, in questo volumetto, che adesso scorriamo insieme, e confidoci se c'è il tempo che il video possa poi essere trasmesso direttamente dagli amici che stanno curando il convegno, questo volumetto, appunto, è ripartito in tre parti: innanzitutto il luogo, poi le collezioni, ovviamente, e infine la figura di Tubialdini. Qui il museo è intitolato e che è la persona che appunto, ha creato poi negli anni questo spazio, questo percorso espositivo. E sono elementi però sul quali probabilmente non abbiamo mai insistito quanto questo meriti, e insistendo invece soltanto sugli aspetti della collezione. Quindi l'incontro con Fiat ci ha permesso anche di mettere a fuoco questi aspetti, non soltanto quelli dell'accessibilità in senso lato, ma quelli di una capacità di comunicazione più puntuale, più precisa e più ampia. E appunto questa guida, così come il video, mette innanzitutto a fuoco quello che è l'aspetto dello spazio fisico del luogo, che è un luogo molto particolare perché il Museo Archeologico di Popoli trova sede all'interno di una rocca, eh, la quale a sua volta, come vedete in questa rappresentazione, è stata costruita sul profilo di una cattedrale distrutta a metà del 300, quindi uno spazio molto particolare. Che già di per sé è in qualche maniera museo di se stesso, perché racconta per l'appunto il momento della distruzione della città di Foreign Popolo nel 1361 e poi la sua ricostruzione come città, innanzitutto come, in realtà come punto di controllo sulla via Emilia, e poi nuovamente come città. Il museo lo racconta in maniera immediata questo, questa storia, proprio perché lo spazio è stato ricreato sui rudili della cattedrale, che ancora oggi sono in parte esposti, fanno parte, per l'appunto, del profilo del museo, della sala, in particolare dei carti mosaici. E quindi in questo volume abbiamo appunto ripercorso quello che è lo spazio fisico e la sua storia, per poi giungere invece, a concentrarci, a raccontare quelle che sono le collezioni che sono collezioni principalmente di epoca romana, ma che poi si spingono nell'ultima sala anche fino al Medioevo e al Rinascimento. E l'incontro con Amica della Fiardia ci ha permesso anche di mettere a fuoco in maniera più precisa questo percorso che era forse prima totalmente centrato sulla dimensione romana e non rappresentava, ad esempio, come fa oggi, invece banalmente una linea del tempo che consenta anche al pubblico di orientarsi in maniera più precisa. Sono di nuovo quei difetti del fatto che a volte lavorando all'interno di spazi museali si danno alcune cose per scontate, mentre invece è opportuno andare incontro e aiutare nel percorso di comprensione il pubblico a tutto tondo. E poi, in ultimo, come vi dicevo, oltre agli spazi museali e al luogo, un riferimento alla storia di Tubiardini, alla persona a cui il museo è dedicato e che questo museo ha contribuito a creare, a trasformare in uno spazio museale appropriato, capace di, di comunicare la storia della città, perché attraverso la sua figura poi si racconta la passione di tutti i forenopolesi per la propria storia, per la dimensione archeologica quindi il recupero storico sia dei, dei fatti che dell'identità perché tuvialdini era appunto un docente di, di scuola non era un archeologo ma era un appassionato di storia locale ha saputo creare un gruppo di lavoro che in maniera non propriamente professionale ma sicuramente molto accurata ha cominciato a raccogliere materiali e ha in qualche maniera richiamato l'attenzione anche delle stesse istituzioni su questi materiali tanto che il museo poi negli anni 50 divenne appunto un museo civico sotto un doveroso controllo da parte della sovrintendenza e poi addirittura nel 2015 è diventato un museo statale e oggi rappresenta sicuramente una delle esperienze più significative dell'area romagnola e per quel che riguarda appunto la possibilità di presentare a ragazzi sia attraverso reperti originali sia attraverso laboratori quella che è la storia archeologica, quello che è la dimensione archeologica del territorio a popolese ma non solo un po' di tutta la Romagna per cui io, senza trovare un di tempo ai colleghi degli altri musei, torno a ringraziare veramente la Regione e la FIAD per il percorso fatto insieme, invito tutte le persone che sono presenti in sala e che seguono da casa a venirci a trovare, a venire a vedere il Museo Archeologico di Forno Popoli e se c'è la possibilità chiedo appunto anche agli amici di FIAD di poter fare anche il video per... In maniera ancora più evidente e palese eh, le cose che ho raccontato e le vedere in che modo, appunto, insieme a loro abbiamo potuto realizzare questo percorso che è ovviamente in qualche modo una tappa importante. Ma una tappa, perché sicuramente anche in futuro continueremo ad investire a lavorare per una massima accessibilità per tutti i nostri spazi museali. Anzi, approfitto per dire che proprio eh, quest'anno abbiamo previsto l'ampliamento del museo su una nuova sala che oltre alla sala rinascimentale proprio per poter realizzare dei laboratori che sono ancora più efficaci, più funzionali rispetto a quelli che sono i momenti formativi dalle classi dei bambini più piccoli fino agli adulti. Ancora grazie a tutti per l'ascolto, buon lavoro e grazie davvero per il percorso fatto insieme finora che confido appunto sia tappo di un percorso più lungo. Ringraziamo in remoto Paolo Rambelli per averci comunque dedicato attenzione, tempo e contributi. E il tempo stringe. Se, allora, se di, di pochi minuti possiamo lanciare l'estratto di cui accennava nel suo video. Scusate. Il museo archeologico è una parte importante della storia di Forlimpopoli per i reperti archeologici che conserva e che raccontano la storia della città. Dalla preistoria al rinascimento, per il personaggio a cui è intitolato, per il luogo che lo ospita. Il MAF si trova all'interno della Rocca di Forlimpopoli, costruita tra il 1360 ed il 1364, per volere del Cardinale. Nel Bermond. tempo, la Rocca ha subito molte trasformazioni, da sistema difensivo a casa signorile. Attraversando le sale del museo archeologico è possibile comprendere la storia della città e del suo tempo. Questi reperti risalgono ad oltre 800.000 anni fa e hanno consentito di stabilire la data della presenza dell'Homo erectus nella penisola italiana. La città Fu costruita in una zona pianeggiante che conserva ancora oggi le tracce della centuriazione dei terreni agricoli. Secondo un preciso reticolo di strada, al sobborgo orientale si trovava il quartiere artigianale in cui tra il primo e il terzo secolo d.C. si producevano le celebri anfore dette tipo Forlimpopoli. Con queste due famiglie la città conobbe i momenti di maggiore fioritura. Il museo cominciò a prendere forma a metà degli anni 30 del Novecento. In quegli anni un imbianchino di nome Andrea Benini cominciò a raccogliere reperti ed oggetti di storia ed arte locale nel salone che oggi ospita il quale, Dieci anni più tardi l'amministrazione comunale, spinta da una nuova sensibilità verso la tutela e la valorizzazione della propria storia, ricavò a Piano Terra della Rocca un vero e proprio museo civico, affidandolo sempre a Benini. Il boom economico degli anni 60 portò ad un aumento dei cantieri di scavo e quindi anche dei ritrovamenti sistematicamente ospitati nel museo che divenne in via esclusiva. A... Con la crescita del museo fu necessaria una gestione più organizzata e il comune istituì un consiglio direttivo presieduto dal maestro Tobi Aldini che assunse la direzione del museo dal 1972 fino al 2003, anno della sua morte. L'anno successivo, a riconferma dei suoi meriti, il comune gli intitolò il museo. Ringraziamo anche eh, le speaker che eh, in tempi rapidissimi hanno tradotto eh, tutti questi materiali video veramente in tempi record. È un lavoro veramente ammirevole. Passiamo a Modena. Eh, a Modena, l'intervento di Access è arrivato in un museo importantissimo, il Museo Civico di Modena e al Parco Archeologico della Terra Mara di Montale. Oggi abbiamo qui la direttrice Francesca Piccinini, che ringraziamo. E il museo civico, ricordiamo, è ospitato a Modena eh, nell'edificio nell di Palazzo dei Musei. È un uh, museo molto importante, ha delle raccolte ehm, molto vaste, diversificate per genere, dall'arte dall all'artigianato, ai tessuti, ai reperti archeologici, etnologici che in un qualche modo danno, in tanti modi, danno eh, un resoconto della storia e della testimonianza della, del territorio e della città e al contempo il parco archeologico della Terra Mara di, di Montale, che è un'articolazione un del Museo eh, civico di Modena, ehm, eh, sorge là dove mh, sorgeva una, eh, un abitato originario del, eh, di 3500 anni fa e oggi è un parco a cielo aperto con la ricostruzione di habitat ehm, dove è possibile proprio andare a, a, a vivere eh, l'esperienza di vedere dal vivo come si viveva allora ovviamente la parte didattica ha una eh, pregnanza notevole nel, nell'attività eh, di questo luogo invito Francesca Piccinini che ringrazio ancora buonasera noi non abbiamo video non abbiamo una presentazione mi era stato detto che sarebbe stato così un, un intervento un contributo molto breve in questa sede è quello che ci veniva richiesto, eh, quindi eh, non posso mostrarvi immagini se non collegandoci a, su, ai siti internet del Parco di Montale e, di, eh, e del Museo Civico, siti che sono stati anche recentemente eh, rivisti, che propongono per quanto riguarda il museo una nuova immagine e anche nuovi testi, elaborati in occasione del 150 nel 2021. Um, Un'occasione durante la quale non replico, non riprendo la presentazione che è già stata fatta in maniera efficace eh, da Silvia Ferrari, se non aggiungendo um, che appunto il Museo civico ha compiuto 150 anni nel 2021. In questa occasione ne è stata proposta una nuova identità visiva, una nuova immagine ed è stato rinnovato completamente il sito internet, ma è stato operato anche un restyling del percorso espositivo, un percorso che eh, ripropone eh, l'allestimento ottocentesco e che quindi presenta al pubblico una rara testimonianza della museografia ottocentesca. Museografia di stampo positivista e che è articolato in più sale all'interno di un edificio storico di pregio sul quale sono attualmente in corso dei lavori. Per cui attualmente il museo è chiuso al pubblico. La parte storica riaprirà ehm, a breve con un, un, una nuova illuminazione sia di ambiente che delle vetrine, che sono vetrine ottocentesche, all'interno delle quali è esposta la maggior parte degli oggetti. Eh, una parte invece, ehm, la parte più recente che abbiamo acquisito più di recente, verrà ehm, restituita al pubblico probabilmente alla metà dell'anno prossimo in quanto interessata dai lavori del cantiere Ducato Estense. Quindi diciamo in questo momento il museo è un work in progress ed è per questo che il progetto che abbiamo portato avanti grazie alla regione e alla collaborazione con Fiadda, il progetto Access, diciamo, non ha un risultato tangibile per quanto riguarda il museo. Per quanto riguarda invece il parco, che è un settore open-air del, del museo lo, situato a qualche chilometro di distanza, come è stato detto, è sort, da Silvia, è stato è sorto nel 2004 eh, per valorizzare. Ehm, attraverso una proposta di carattere totalmente differente che integra però quella del museo eh, una, attraverso un approccio esperienziale, ehm, quindi per valorizzare una realtà che è caratterizzante delle nostre zone, quindi la, la realtà delle terra-mare, quindi della civiltà, di una civiltà tipica dell'età del bronzo che è fiorita nelle nostre zone e questo settore open air del museo è stato creato appunto in relazione a, ad altri contesti europei, in stretto dialogo con altri musei all'aperto europei eh, e vede ehm, valorizzato diciamo il luogo dello scavo di una terra mare che ha visto impegnato il museo direttamente e ricreato un um, una parte del villaggio terramar dell'abitato terramaricolo. Quindi è oggetto di un'intensa attività didattica ehm, e questo spiega perché abbiamo deciso insieme a Fiadda di lavorare in due ambiti leggermente differenti. Quindi per quanto riguarda il parco di Montale abbiamo rivisto in chiave accessibilità il testo del quaderno didattico che verrà presto ristampato, non lo abbiamo ancora fatto perché avevamo ancora in serbo delle scorte della precedente versione del quaderno, ma insomma, la chiave attuale eh, rivista in chiave accessibilità eh, sarà disponibile non appena predisporremo la ristampa. Per quanto riguarda invece il museo, torno sul 150 sul restyling del percorso espositivo che è stato eh, realizzato in occasione del 2021 prima che il museo chiudesse per questo aggiornamento del sistema di illuminazione fra l'altro sarà un aggiornamento che prevede una, um, un sistema di, di, di luci a led e quindi molto più ecologico eh, a, 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 basso in, a più basso impatto ambientale che quindi diciamo interpreta una delle, delle delle linee guida dell'agenda 2030 che eh, invita i musei a lavorare eh, per la, eh, nell'ambito della riduzione dell'impatto ambientale, quindi avremo delle luci che consumano molto meno, che sono molto più durature e che valorizzano ehm, in maniera eccezionale tutte le raccolte che sono esposte all'interno delle vetrine. Eh, in questo frangente abbiamo lavorato alla con, con Fiadda, anche in questo caso con in un, um, in un dialogo serrato che ha visto più passaggi di testo fra gli esperti di Fiad e della Fondazione Gualandi e eh, lo staff del museo. Abbiamo lavorato alla semplificazione in chiara accessibilità dei testi di presentazione delle sale che eh, verranno proposti su un piccolo strumento a, a stampa prossimamente, ma che qualora, come speriamo, venga finanziato il progetto accessibilità che il museo ha presentato sul bando PNRR eh, dell'estate scorsa, eh, si trasformerà presto in una media guida completa del museo che riproporrà. Quindi il lavoro, diciamo, è cominciato. È stata l'occasione per avvicinare lo staff museale e gli operatori che appartengono a una cooperativa ehm, al, alle problematiche legate ad un'accessibilità, soprattutto in, per quanto riguarda le persone non, eh, vedenti, non udenti. Avevamo già in passato lavorato anche con. Mh, Cercato di rendere il museo accessibile rispetto alle problematiche del, dei non vedenti, eh, e quindi ci siamo accostati, diciamo, eh, sia come staff che come eh, personale di sale, personale di assistenza che conduce i laboratori didattici, a, ehm, a problematiche che sono molteplici articolate, che richiedono di tenere conto di tanti aspetti. Per cui, eh, in particolare, nell'ambito del progetto Access eh, eh, è, è stata compresa anche una formazione per gli operatori, e eh, diciamo di tutte queste opportunità che sono state fornite grazie alla regione, grazie al progetto Access, siamo grati diciamo, eh, a tutti gli interlocutori con i quali siamo venuti in contatto. Io mh, non so se ho sostanzialmente riassunto quelli che sono sono state le esperienze diciamo i termini della collaborazione eh, invito le colleghe che sono presenti qui in sala in particolare la collega cristiana zanasi che è la è referente delle la, la curatrice delle raccolte archeologiche e monia Barri barbieri che è la mh, coordinatrice operativa del, del parco di montale che ha lavorato intensamente eh, soprattutto sul quaderno didattico, a, eh, ad aggiungere eventualmente ciò che potessi avere dimenticato, anche perché mi rendo conto che è un orario piuttosto tardo, che molti di voi sono qui da stamattina. Io sono, vi, ho, vi ho raggiunto nel pomeriggio perché avevo una conferenza stampa rispetto a un, a un programma di iniziative che, di, che riguardava la presentazione di un programma di iniziative che eh, inizierà domani in occasione del due Secondo centenario della morte dell'architetto Giuseppe Maria Soli e quindi ho potuto intervenire soltanto nel pomeriggio ringrazio quindi nuovamente la Regione e ehm, la Fondazione Fiat, la Fondazione Gualandi per la collaborazione, una collaborazione che ha avuto inizio, ma che sicuramente è destinata a proseguire nel tempo. Grazie quindi ora allora noi ricambiamo i ringraziamenti a Francesca Piccinini per averci dedicato questo pomeriggio, allora rubandola d'altri impegni, e darei la parola a, a un altro museo molto importante di levatura, direi, internazionale. Parliamo del Museo internazionale delle ceramiche eh, di Faenza. E abbiamo qui con noi la, sua, la direttrice Claudia Casali e anche Federica Fanti, assistente di direzione Ricordiamo che il museo è un museo eh, molto importante, eh, nella, la raccolta di ceramiche eh, più grande eh, in Europa. E con una varietà di eh, anche qui di collezioni, sia di aree geografiche molto diverse, sia con un'estensione eh, cronologica vastissima, Parliamo, partiamo dall'età precolombiana, ma arriviamo fino a degli oggetti della contemporaneità. C'è una nuova sezione dedicata al design, ci sono opere importantissime di autori eh, contemporanei, come Picasso, Leger, Matisse, eh, Fontana. E anche qui eh, il progetto Access è, è, è entrato eh, e ha operato per eh, diciamo migliorare alcuni degli aspetti che adesso ci aspettiamo che Claudia Casali ci illustri. Grazie intanto. Grazie Silvia. Eh, poi sarà Federica Fanti in realtà a raccontarvi nello specifico una parte del progetto progetto Access ci ha dato eh, l'opportunità di, come già stato detto dai, da chi mi ha preceduto, di eh, comunicare meglio il nostro museo e soprattutto dare più elementi di fruizione. Ehm, devo dire che ricordo ancora con quasi terrore il primo sopralluogo di Felicia e ehm, di, ehm, di Simone. Silvia e eh, di Lucia, tutte e tre insieme, mi ricordo qualche tempo fa eh, che ci hanno fatto uno screening di tutto quello che mancava nel nostro museo e quindi è stato un percorso ad ostacoli molto complesso, ma eh, siamo riusciti eh, con eh, grazie appunto al supporto anche eh, del di tutto lo staff del museo che ha abbracciato questa dell'accessibilità e dell'inclusione come principio guida eh, di tutte le attività del 2022. Infatti non abbiamo solo portato avanti il progetto Access, eh, ma abbiamo anche realizzato un percorso con, eh, per eh, i povedenti e eh, per persone cieche. E quindi è stato veramente una, 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 un bel progetto, un bel percorso che non, non, si, non finisce proprio in questa presentazione, ma già eh, nei prossimi mesi avremo una tirocinante che eh, Luana Lattanzio, che ci porterà invece a, ad approfondire eh, le nostre, eh, le nostre, i nostri percorsi di, di visita eh, su un progetto specifico eh, di eh, visibilità eh, dell'intero eh, nel nostro patrimonio. Quindi eh, dicevo, è stato veramente una, un approfondimento e eh, una consapevolezza, renderci appunto consapevoli di, del nostro patrimonio e di come eh, rendere più fruibili le collezioni, a partire proprio da una grande mappa da inserire all'ingresso eh, del nostro museo per eh, far capire al nostro visitatore che ci sono 16.000 metri quadri espositivi suddivisi in tre piani. Eh, cosa che noi prima eh, lo davamo per scontato e eh, dando una mappa al nostro visitatore all'ingresso, ma visualizzando eh, proprio all'ingresso, prima di accedere alla biglietteria, quello che è il nostro, eh, la nostra struttura museale, è stato, eh, come dire l'uovo di Colombo, <ride> eh, molto molto semplice e, ed è già stato un primo approccio. Poi abbiamo modificato radicalmente tutti i testi, quindi non solo un font di maggiore e migliore lettura, ma anche testi eh, più eh, semplificati eh, ma di grande contenuto. Eh, prima erano eh, testi enciclopedici, bisogna dire. Eh, non per un pubblico eh, di fruitori generici, ma era per un pubblico di specialisti. E poi abbiamo realizzato, eh, come diceva appunto Silvia, prima una, una, un foglio di sala. Per una sezione nuova, quella del design, che è stata aperta l'anno scorso con la famosa linea del tempo, anche se il museo aveva già una linea del tempo delle proprie collezioni. Eh, questo è proprio stato pubblicato in occasione di, del Festival Argilla all'inizio di settembre. Quindi è una, un qualcosa che abbiamo voluto fortemente. E che ha voluto soprattutto felicia perché era un momento di fruizione diretto di una sezione nuova, molto complessa, perché ha tre anime. Eh, il filo conduttore è il design, ma è letto in tre momenti differenti. E, e questo è la chiusura di quello che è stato un progetto ma che continuerà, quindi questa è la nostra grande volontà, quella di continuare su questa strada eh, per inserire nuovi contenuti in un percorso eh, che tutti i musei dovrebbero fare e speriamo che sia un punto di partenza anche per tante altre realtà museali. Lascio la parola a Federica Fanti che ha seguito nello specifico l'intero progetto e che vi presenterà quelli che sono i video eh, realizzati appunto eh, per la migliore fruizione del nostro patrimonio. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Prima di farvi vedere le mie poche slide che sono che è tardissimo così non vi annoiamo, vi faccio vedere il video di presentazione. Del progetto access. e a Susanna, due persone sorde. Vi chiederete che ci fanno le persone sorde al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza? Le associazioni Pianta dell'Emilia Romagna hanno messo a disposizione i loro esperti di accessibilità e disponibilità e il Museo ha subito oltre la proposta. Abbiamo lavorato insieme, confrontandoci e abbiamo costruito un percorso destinato a tutto il pubblico, che vuole raggiungere due obiettivi. Il primo è di coinvolgere le persone sorde e inviarle a scoprire le vendette che abbiamo nella nostra regione, con un percorso per noi accessibile. Il secondo è scardinare un pochino gli stereotipi che ruotano intorno alla sordità. Venite, seguiteci, vi aspettiamo. Ecco, questo è il video di promozione di, di questo progetto che introduce agli altri 17 video che sono stati creati all'interno uh, appunto del progetto Access. E gli step appunto che dicevo di questo progetto sono stati i primi incontri e i sopralluoghi. Come menzionava Claudia, avvenuti nell'estate del 2021, eh, per individuare appunto i punti di forza e le criticità del nostro museo. Perché, eh, appunto, 16.000 metri quadrati, una grandissima varietà di patrimonio e di collezioni, e, ehm, e tante, al tanti allestimenti diversi e diversificati. Si va quindi da mh, allestimenti scuri come ad esempio la sezione precolombiana o quelle delle maioliche rinascimentali dove sono i pezzi illuminati che parlano al visitatore e però ovviamente le luci sono basse, le luci sono soffuse mentre ci sono altre sale molto più eh, spoglie diciamo di testi o di immagini dove invece eh, hanno un'altra mano e si vede proprio un altro tipo di allestimento. Quindi si è eh, proceduta a questa valutazione del nostro museo e, e abbiamo iniziato un grande lavoro di revisione e semplificazione dei testi introducendo anche un font di easy reading per aiutare appunto la lettura uh, di tutte le persone e mh, questo questa eterogeneità del nostro museo non solo nella collezione museale che come diceva Silvia va dalla precolombiana al contemporaneo ma anche proprio di allestimento abbiamo pensato che la soluzione migliore fosse quella di realizzare un una video introduttivo per ogni sala del museo, ma non solo per ogni sala, perché giustamente ci hanno fatto notare che noi diamo per scontato che il nostro museo inizia dal, dall'esterno, da quel bellissimo portale che avete visto, dal, appunto dal bookshop dove c'è un'altra bellissima opera. Eh, molto grande un pannello di melandri e quindi abbiamo non solo le 15 sale del museo ma abbiamo anche degli altri eh, video che raccontano la storia e a un visitatore appunto quello che è tutto il patrimonio del nostro museo infine l'ultima parte di questo progetto ha riguardato eh, un pieghevole che è Corredato anche dalla linea del tempo che aiuta, facilita la lettura della nuova sala del design del nostro museo, e, ehm, ma non, non solo pensato appunto per le persone sorde, ma per tutti i visitatori, perché anche qui ci siamo resi conto che era uno spazio difficile da comprendere perché sono tre sezioni che convivono nel medesimo spazio, il filo conduttore e il design, ma differenziato su diversi aspetti. Quindi anche questo è stato proprio un aiuto che ci ha aiutato a, eh, insomma, a far comprendere meglio e a parlare del nostro museo. Proviamo ad andare avanti con le slide. Okay. Ecco, la videoguida è il cuore del progetto. Appunto, eh, ogni, ogni sala è dotata di un video introduttivo. I testi sono stati curati dalla direttrice Claudia Casali e da Monica Gori e revisionati da, da Felicia e da Lucia in modo da rendere i testi semplici senza banalizzarli senza ridurre le informazioni, ma cosa abbiamo imparato? Non dare per scontato assolutamente che una persona, qualsiasi visitatore, conosca alcune parole, che è un, un altro eh, aspetto fondamentale per l'accessibilità e l'inclusione veramente di tutti. I nostri video, eh, come diciamo novità, hanno l'inserimento di due persone nello stesso video, affiancate nella medesima inquadratura, due persone sorde, un assegnante e un oralista. E quindi anche questa novità, eh, abbiamo dovuto riflettere molto su come eh, rendere al meglio i video. Infatti, se come altri musei hanno i video in, in lis eh, sottotitolati, c'è una sola persona nell'inquadratura che parla e quindi diciamo c'è uno spazio sufficiente a fianco della persona per mostrare le opere, per mostrare dei particolari, mentre qui eh, non avevamo lo spazio sufficiente per una lettura comprensibile e facile, quindi abbiamo dovuto... Montare da una parte il, il parlato e i sottotitoli e il segnato, e successivamente, facendo attenzione a non essere a periodi brevi e a essere diciamo coi tempi eh, ravvicinati per parlare dell'opera, inserire tutte le immagini di copertura. E, e questo è stato il lavoro che abbiamo svolto. Appunto, anche la necessità di avere degli sfondi neutri, un, un abbigliamento anche delle, di, di Lucia e di Susanna neutro per non disturbare la comunicazione. Infatti, in un primo momento avevamo ipotizzato di, eh, di effettuare le riprese in ogni sala del museo. Purtroppo, appunto, dall'eterogeneità dei nostri spazi e delle nostre sale espositive, abbiamo visto che non era possibile farlo, perché gli sfondi scuri, le troppe parole dietro, le didascalie, le mappe, purtroppo, inficiavano su una comunicazione facile e, e, e pulita dei, dei, sia del segnato. Del, del parlato quindi abbiamo dovuto optare per uno sfondo neutro eh, non totalmente bianco con una luce adeguata appunto a far leggere bene il segnato e le riprese sono state effettuate eh, prima in giornate successive con i testi e poi abbiamo fatto abbiamo ripreso le immagini di copertura delle delle ragazze in giro per il museo che abbiamo montato successivamente in insomma, in fase di di montaggio e di preparazione dei video. Come dicevo, i testi revisionati dal dalle operatrici Fiadda sono stati resi i più semplici e fluidi possibili anche appunto per renderli eh, tradotti in lis e avendo una buona leggibilità e essere eh, coordinati con, con il parlato e successivamente con le immagini. I 18 video eh, si possono trovare su differenti piattaforme che sono eh, il canale YouTube del nostro museo, del MIC. Ogni sala è dotata all'ingresso di un QR code dove si arriva direttamente al video e anche i tablet che sono a disposizione del pubblico gratuitamente all'ingresso del museo. Hanno, abbiamo creato una mappa, eh, una mappa multimediale, sì, grafica, dove cliccando su ogni sala si apre direttamente il video. Quindi anche un visitatore che non, che non volesse utilizzare il proprio telefono o il proprio tablet può richiederlo all'entrata del museo e seguire la mappa eh, con indicati tutte, tutti i video. L'ultima parte è nella sala 15 che è stata inaugurata nel... 2021, sempre a maggio del 2021, dove appunto abbiamo ehm ripensato anche in questo caso a una comunicazione, una comunicazione più facile per tutti, per tutti gli utenti davvero e ehm e una linea del tempo che aiuta a comprendere meglio una scansione temporale eh, dove per decadi dove mh, il design è spiegato dalla più o meno a fine dell'ottocento al contemporaneo e dove degli oggetti, adesso vi farò vedere, eh, diciamo guida, icona, aiutano a, eh, a ritrovarli nelle vetrine e come vedete anche i colori sotto aiutano a comprendere come alcuni periodi storici sono a cavallo, si sovrappongono e aiutano appunto con un testo eh, sempli semplificato, aiutano a chiarire questa scansione che in realtà non era così, eh, così semplice e immediata. E nel nostro sito, nella pagina dedicata all'accessibilità, troverete tutte le indicazioni su, su questo progetto e sugli altri che aveva menzionato Claudia. E speriamo di proseguire con un nuovo percorso e con un nuovo appunto, una nuova comunicazione per rendere sempre il nostro patrimonio più fruibile e accessibile a Tutti. Grazie. Grazie Federica Fanti. Eh, siamo entrati davvero nel merito della complessità eh, di quello che è il, il processo di realizzazione di questi interventi, cioè quanti aspetti vanno considerati nel momento in cui si decide di intervenire anche su una sola parte eh, del museo. La direttrice Claudia Casali prima eh, ironicamente si riferiva a questa scheda. Di mappatura del museo con terrore, eh, in realtà, questo è proprio uno strumento che eh, è utile mh, anche ai musei, eh, non solo per fargli venire i sensi di colpa, come <ride> naturalmente viene, viene logico pensare, ma eh, risulta essere uno strumento, mh, proprio una lista di controllo. È uno strumento ideale. Che può risultare anche strategico, cioè si può dotare un museo di una scheda come quella che eh, ha in uso la Fondazione Gualandi e la, il progetto Access, eh, perché nella misurazione di ciò che manca ad un museo in termini di accessibilità, si può. Eh, anche pianificare una serie di interventi eh, di breve, medio e lungo termine. Eh, uno strumento come la, la schedatura può davvero essere uno strumento di lavoro. E, bene, passiamo al museo successivo. Sono gli ultimi due interventi, l'orario è abbastanza tardo. Il prossimo museo eh, è rappresentato, ahimè, soltanto da un contenuto video. Eh, parliamo del MEIS, il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara. E la curatrice eh, Raquel Silvera non è potuta essere qui con noi, ha mandato un contributo video. Ricordiamo che il museo è stato istituito nel 2003 per testimoniare le vicende eh, della presenza ebraica in Italia e per far conoscere la storia e la cultura dell'ebraismo italiano. Ovviamente c'è una particolare attenzione al tema delle persecuzioni razziali e della Shoah. E mh, è come qualcuno prima ha citato, eh, direi Felicia Todisco, eh, trova sede in un edificio simbolico, una, un edificio, eh, un ex carceri che quindi parla di una eh, libertà privata eh, eh, dove ha trovato sede appunto questo simbolico eh, museo. Che lavora eh, su, eh, molto sull'approccio eh, immersivo. Vediamo il contributo del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, il MES di Ferrara. Assieme al direttore Amedeo Spagnoletto, alla curatrice Sharon Reichel, alla responsabile dei servizi didattici Naima Scognamiglio, Miglio, oltre che agli operatori di Culture che seguono eh, la parte dei laboratori e delle visite guidate al museo, mi sono occupata eh, di seguire il progetto realizzato assieme all'Associazione FIADDA. Um, abbiamo deciso insieme, dopo un sopralluogo, quali erano in effetti um, le varie azioni possibili per rendere il museo accessibile. Prima di raccontarvele, uh, volevo dirvi il perché, uh, come museo, abbiamo ritenuto essenziale partecipare uh, a, questo, a questo bando e poi. Uh, grazie appunto alla regione e all'associazione Fiada di poter realizzare questo progetto. Il museo è, è un museo particolare perché il suo obiettivo è quello di raccontare l'esperienza vista con gli occhi di una minoranza, in questo caso quella ebraica. E proprio il punto di vista di una minoranza è per noi fondamentale. Noi partiamo dall'esempio eh, della storia degli ebrei italiani per poter in realtà fare, eh, raccontare una storia universale, raccontarla dal punto di vista eh, di chi di solito non è visto. E, e quindi proprio per questo rendere accessibile il museo a tutti, renderlo un posto in cui ognuno possa sentirsi a proprio agio indipendentemente da, da tutto, eh, è appunto questo l'obiettivo principale del museo. Eh, noi molto spesso parliamo, usiamo come motto il voler essere un museo di tutti, un museo di tutti e per tutti, proprio per questo l'accessibilità è una delle sfide in assoluto eh, che ci impegnano di più e che ci ingaggiano di più. Eh, abbiamo già ehm, fatto dei, dei primi passi per essere il museo di tutti, eh, ne cito solo alcuni. Il museo, anche grazie alla sua giovane età, non ha alcun tipo di barriera architettonica e ha un percorso. Ehm, dedicato alle persone ipovedenti, abbiamo un prodotto delle schede tattili eh, che ricostruiscono il percorso della nostra mostra permanente e quindi può essere fruibile. Inoltre gli operatori che si occupano dell'accoglienza, delle visite guidate e dei laboratori fanno formazione continua proprio per riuscire ad accogliere nel migliore dei modi tutti i visitatori. A partire appunto da, da questo presupposto fondamentale essere accessibili anche alle persone sorde è per noi una priorità e soprattutto l'idea è quella di poter ehm, garantire uno spazio, garantire un percorso eh, che possa anche eh, essere fruibile in indipendenza, cioè il fatto di rendere già di per sé il museo un luogo che può essere eh, vissuto liberamente, si può fare liberamente questa esperienza senza essere vincolati. E proprio per questo abbiamo deciso, assieme all'Associazione Fiaba che ha fatto un sopralluogo, ha capito quali erano i punti su cui era fondamentale lavorare. Ci siamo mossi su tre direttrici diverse. Da una parte la realizzazione di una mappa che possa permettere, quindi di uno strumento che può essere eh, liberamente preso eh, nello spazio della biglietteria da tutti i visitatori, e eh, che offra una Primo che sia un primo strumento per orientarsi all'interno del museo. Ci siamo concentrati per questa mappa in particolare sulla, sul percorso permanente del museo, Ebrei, una storia italiana, che è il percorso che va a raccontare i diversi tasselli della storia degli ebrei italiani e ehm, attraverso ovviamente il supporto fondamentale dell'associazione Fiatta abbiamo capito come rendere questa mappa il più fruibile possibile, per cui ci sono indicazioni dei multimediali, ci sono comunicazioni dei diversi spazi, ci sono indicazioni eh, di massima su quelli che sono i contenuti sala per sala e l'abbiamo dotato anche di un glossario, nonostante appunto già nei nostri testi di sala del museo ci siano le spiegazioni di tutte le parole chiave che, non posso, che magari hanno, mh, sono parole in ebraico, comunque sono parole che non per tutti possono essere di immediata comprensione, eh, abbiamo deciso appunto di riportare queste parole chiave anche in questo strumento, in questa mappa che, come si vedrà, ha diverse eh, funzioni. Oltre questo, eh, ci siamo occupati di sottotitolare. Tutti i video del percorso permanente. Il percorso permanente è dotato di diversi video in cui esperti, che sono storici, rabbini, eh, storici dell'arte, archeologi, raccontano, fanno degli approfondimenti, guidano eh, lo spettatore. Questi video eh, erano sottotitolati solo in inglese e grazie a questo progetto siamo riusciti a sottotitolarli tutti anche in italiano. Eh, questo sicuramente è, è uno strumento che sarà essenziale per i visitatori um, sordi. Oltre a questi video abbiamo, eh, abbiamo sottotitolato anche eh, Con gli occhi degli ebrei italiani, che è una proiezione di 24 minuti eh, che con si consiglia di fare come diciamo, primo step nella visita del museo e che racconta la storia degli ebrei italiani dalle origini alla contemporaneità. Per ultimo, eh, abbiamo mh, diciamo, accettato la sfida eh, che è stata veramente molto stimolante e che in questo caso ha visto soprattutto l'impegno degli operatori di cop culture di, ehm, di modificare un laboratorio. Noi abbiamo una... Eh, ricchissima lista di laboratori didattici indirizzati sia ai ragazzi delle scuole che alle famiglie abbiamo ehm, deciso di adattare questo laboratorio la legge non è uguale per tutti anche per i visitatori sordi eh, di questo poi vi parlerà meglio Alberto eh, ma l'idea in sostanza è di poter effettivamente garantire uno spazio quello del museo come uno spazio accessibile a tutti e Veramente l'obiettivo, e qui lo voglio rimarcare, è rendere il MEIS sempre di più un museo di tutti e per tutti. Vi ringrazio e vi aspettiamo prossimamente al museo. Grazie mille. Io chiedo scusa, ma per ragioni di tempo, eh, chiederemo ai colleghi del MEIS di mettere a disposizione il video nella completezza, eh, magari sul, sul nostro sito. Per ragioni di tempo. Eh, darei spazio all'ultimo museo. Scusate, cerco di uscire dalla proiezione. E siamo arrivati all'ultimo museo. E siamo alla Rocchetta Mattei, nella provincia di Bologna. Eh, stiamo parlando di Grizzana Morandi e, e, di un, e di un museo che non ha eh, una vera e propria collezione. È un museo che è un gioiello architettonico, un castello eh, che è stato edificato dal conte Cesare Mattei nell'Ottocento sulle rovine di un'antica costruzione. Devo tornare... Okay. Eh, un'antica costruzione del XIII secolo e eh, quindi un'architettura che eh, è musealizzata è la storia di questa architettura che è eh, musealizzata. È un'architettura un particolare eh, che mescola diversi stili architettonici diversi dal neomedievalismo al neorinascimento al, al moresco e, e al liberty. E è, è un museo appunto particolare che, peraltro, è recentemente è al centro di un progetto di rivisitazione, di riallestimento dei propri percorsi eh, descrittivi interni. È qui con noi a parlare di questo che sarà realizzato prossimamente anche grazie al progetto access Stefania Fabri la responsabile di rocchetta mattei che invito a venire qui di fianco a me grazie Silvia della presentazione molto precisa esaustiva. e esaustiva cercherò di rubarvi poco tempo perché è molto tardi però una piccola premessa occorre farla appunto su questo museo, come dicevi tu, molto particolare perché non espone una collezione, ma è, ha più le caratteristiche della casa museo. Infatti la rocchetta Mattei è recentemente stata inserita proprio nell'elenco delle case e studi delle persone illustri dell'Emilia Romagna, riconosciute con legge regionale 2 del 2022, quindi una cosa recentissima. E la rocchetta Mattei eh, è una traccia incisa nella pietra, diciamo, della personalità del suo ideatore Conte Cesare Mattei, personaggio... Il cui nome forse oggi non ci dice molto, ma che nell'Ottocento era talmente noto da essere, per esempio, citato da Dostoevsky nei Fratelli Karamazov, eh, noto per essere filosofo, letterato, ma soprattutto inventore di una pratica, di una medicina alternativa chiamata elettromeopatia, che lo ha portato a conoscere in tutto il mondo, tanto che personaggi. Da Re Ludwig di Baviera, la Principessa Sissi, eh, lo Zar di Russia, insomma, moltissimi personaggi sono venuti alla Rocchetta Mattei per ricevere le cure del Conte. E la particolarità appunto della Rocchetta Mattei sta nella sua mh, struttura architettonica molto particolare perché è stata costruita in un lunghissimo periodo, appunto, dal Conte Cesare Mattei e poi ulteriormente modificata dai suoi eredi, mescolando tutta una serie di stili. Quindi partendo da uno stile eh, neomedievale, che era l'idea di partenza, per poi arrivare al moresco e al Liberty. Successivamente, eh, dopo varie vicissitudini che non vi sto qui a elencare, eh, la Rocchetta Mattei ha affrontato un lungo periodo di abbandono. A seguito del quale è stata acquistata dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, che eh, ha iniziato questi lavori di restauro molto importanti, eh, durati circa dieci anni. Dopodiché è stata data in gestione al comune di Grizzana Morandi, eh, che ora ne cura tutte le attività di, di visita e tutto il, diciamo, la, la promozione e valorizzazione. Ecco, ehm, per noi eh, affrontare questa sfida mh, con, eh, con il progetto ACES è stato veramente stimolante perché, come potete capire, per un museo così complesso, anche dal punto di vista architettonico, una piena resa accessibile era effettivamente difficoltosa. E il castello era già mh, adeguato per quanto riguarda le disabilità fisiche, quindi completamente accessibile da questo punto di vista. Ma per quanto riguarda le disabilità sensoriali, stavamo già lavorando sulla disabilità visiva, ma ancora mancava qualcosa che era appunto la disabilità uditiva, per cui per noi è stato veramente eh, fondamentale con questo confronto eh, con Fiald. Ci sono stati eh, diversi sopralluoghi perché anche per le operatrici di Fiada inizialmente è stato un po' complesso orientarsi e comprendere questo spazio perché effettivamente il castello è quasi un labirinto, quindi cioè è costituito da una serie di spazi aperti, chiusi, cortili, eh, scale monumentali, torri, quindi era effettivamente molto difficile già eh, una comprensione iniziale dello spazio e le operatrici ci hanno fatto riflettere sul fatto che già questo per il visitatore poteva essere un primo ostacolo, perché eh, all'interno del castello le visite sono tutte guidate, però effettivamente se non ci fosse la guida già un visitatore senza disabilità rischierebbe di perdersi. E questo a maggior ragione era un problema per un visitatore con disabilità che ovviamente si trova ancor più disorientato e che ha bisogno di comprendere lo spazio prima ancora di comprendere i contenuti. Quindi un primo ragionamento è stato fatto proprio eh, su una semplificazione, diciamo, del percorso, comunque un, un modo per renderlo più comprensibile e quindi si è pensato subito a una mappa accessibile che potesse appunto consentire una, un orientamento nello spazio che già era la condizione di base. Poi abbiamo lavorato molto anche sulla formazione del personale, appunto perché le visite sono tutte guidate e ehm, facendo proprio delle prove, diciamo, con le operatrici che hanno assistito alle nostre visite guidate, diciamo, come se fossero delle normali visitatrici e eh, ci hanno fornito una serie di, di osservazioni. Per esempio, eh, sulla disposizione rispetto alla luce, perché eh, questa è una cosa che non avevamo mai notato: però, effettivamente, eh, se la guida non è a favore di luce, il, la persona con disabilità uditiva perde una parte del discorso. Oppure tante volte, eh, visto che ci sono diversi elementi proprio architettonici da mostrare che sono in alto, eh, la, la guida indica, come dicevate anche prima in altri interventi, nel momento in cui si indica ma si continua a parlare, la persona con disabilità non riesce poi a, o segue il discorso o guarda, per cui eh, è necessario darle il tempo di fare entrambe le cose, quindi magari prima di completare la frase e poi indicare quello che si deve guardare, in modo tale, insomma, da, da, non, da non perdere nulla di questa esperienza. Ecco, eh, quindi a livello di formazione è stato fatto un lavoro molto importante, di cui le nostre guide comunque hanno beneficiato e adesso sicuramente c'è una sensibilità diversa. Avevamo già cercato di usare molti accorgimenti per questo tipo di visite, anche perché nel nostro caso abbiamo moltissimi visitatori, per fortuna, e il pubblico è molto eterogeneo, quindi in realtà le persone sorde arrivano senza manifestarsi di solito prima e quindi eh, insieme ad altri visitatori, per cui è anche difficile magari se non si è preparati appositamente come è accaduto grazie a Fiadda avere delle attenzioni per gli uni e per gli altri, insomma, che consentano a tutti di fruire della visita nel modo migliore. Anche rispetto ai concetti, ai termini, come si diceva anche questa mattina, noi magari davamo per scontate alcuni eh, concetti di base, ad esempio gli stili. Lo stile moresco per noi era una cosa abbastanza scontata, forse perché lo diciamo in continuazione, però ci è stato fatto notare che magari ci sono dei visitatori che possono anche non sapere di cosa si tratta e se non gli viene esplicitato subito all'inizio della visita si perdono. Quindi, ma questo non solo per le persone ovviamente con disabilità uditive, può capitare per tantissime altre ragioni, insomma, quindi non è soltanto eh, una questione legata alla disabilità. E poi ehm, un altro. Mh, un altro focus è stato fatto rispetto ai testi, perché come stava dicendo Silvia, nel momento in cui noi abbiamo partecipato al bando, eh, avevamo già definito con una ditta specializzata un percorso di allestimento multimediale inclusivo. Ehm, avevamo già pensato quindi programmato di introdurre dei pannelli di sala alcuni dei quali touch alcuni eh, tutti ecco con dei testi in italiano inglese e braille però eh, ovviamente mancava appunto una attenzione particolare rispetto alla disabilità uditiva e questo ci ha, ci ha consentito diciamo proprio il lavoro fatto con fiadda ci ha consentito di aggiungere questo step ulteriore per cui, eh, visto che il progetto non era ancora definitivo, abbiamo consegnato alle operatrici eh, di Fiat e Fondazione Gualandi i testi e loro li hanno adeguati. Non vi dico che sia stato facile perché ci sono stati una serie di eh, passaggi, insomma ci siamo scambiati più e più volte questi testi per poi arrivare a una compromesso finale <ride> diciamo eh, perché ovviamente sì come dicevamo questa mattina è un po eh, sempre in bilico il discorso semplificazione eh, banalizzazione dei testi in questo caso non era una banalizzazione però avevamo veramente paura che togliendo alcuni termini o cambiando un po le frasi si rischiasse di perdere qualcosa in realtà insomma siamo molto soddisfatti ecco del risultato e a breve quando avremo finalmente, insomma, il parere positivo della sovrintendenza su questi pannelli eh, vedremo, ecco, finalmente il risultato. Quindi grazie, grazie veramente a tutti. E, per noi il, il progetto ACCESS è stata una grande vittoria perché era veramente una sfida e ci ha dato la possibilità, insomma, di, di vedere che anche un luogo molto complesso può essere realmente reso accessibile se eh, con gli accorgimenti giusti. Grazie mille. Allora grazie Stefania Fabri ha avuto anche la pazienza di aspettare fino ad ora il suo intervento conclusivo di questa giornata così ricca e che ci ha mostrato tanti aspetti di questo tema dell'accessibilità, accessibilità che è un, è un termine così abusato, così di moda e che abbiamo... Eh, noi come operatori, come regione, come associazioni di riempire di contenuti, di eh, arricchire veramente con delle pratiche che siano ad uso di quello che è questa trasformazione del contesto culturale e che ci ha eh, portato a, a lavorare proprio su questi temi dell'ampliamento, della fruizione dei patrimoni culturali. L'accessibilità è un tema appunto molto trasversale. Abbiamo visto in quanto, quanti aspetti tocchi la tecnologia, e la, il linguaggio, la comunicazione, ma anche il design, l'architettura, la, la relazione, eh, c'è cioè l'aspetto dell'inclusione sociale, c'è cioè l'aspetto anche psicologico, nel senso che abbiamo anche testato eh, sulla nostra pelle, eh, tutti con, con la pandemia degli ultimi due anni, che cosa significa non accedere alla, al patrimonio culturale, non accedere ai servizi. E quindi abbiamo provato noi stessi. Eh, questa esperienza penso che ormai eh, sia un tema che non è più reversibile, bisogna andare in quella direzione. Ormai anche noi, come regione, e eh, eh, parlo del, sempre del settore patrimonio culturale, eh, consideriamo l'accessibilità proprio un, un fulcro, un tema centrale per lo sviluppo delle politiche museali future. È un ponte di socializzazione dei musei. Dei musei degli istituti culturali in genere e serve a rinforzare rafforzare la funzione sociale dei musei non abbiamo tempo per il dibattito perché ovviamente abbiamo lasciato spazio il più spazio sp possibile ai musei anche perché questo eh, come abbiamo detto eh, ha una funzione anche di rappresentare delle buone pratiche per chi ci sta ascoltando e quindi il tempo era giusto che fosse dedicato a loro. Volevo ricordare però anche ehm, sempre a supporto eh, della eh, necessità di riempire il vocabolo accessibilità di contenuti che eh, non ultimo quest'estate in agosto eh, a Praga eh, il congresso internazionale di Icom ha eh, rinnovato la definizione di museo eh, proprio eh, includendo il tema dell'accessibilità e dell'inclusione, proprio legato all'identità del museo. Quindi eh, non possiamo più eh, insomma, eh, farne a meno. Io ringrazio tutti, ringrazio di nuovo le speaker per la, la loro competenza la, la, la loro efficienza. Ringrazio il tecnico che così eh, prontamente ci è venuto in aiuto in ogni momento della giornata. Ringrazio tutte le associazioni eh, coinvolte in questo progetto. Ringrazio Cristina Ambrosini. Eh, per avere dato grande spazio e per continuare a dare forza e sostegno a questo tema. Eh, vi saluto invitando a questo tavolo eh, la professoressa Luisa Mazzeo, il coordinamento Fiadda, che è l'anima di questo progetto, a cui lascio la parola. No, io volevo ringraziare alla fine tutti i presenti, in particolare il settore... Eh, patrimonio culturale della regione e in particolare al di là della dirigente di cui non voglio sminuire i meriti, ma Silvia Ferrari, che ci ha dato un supporto notevole. Eh, tutta l'azione sui musei è partita anche dalla collaborazione loro perché ci ha supportato anche nella COL con cui abbiamo iniziato l'azione e, e quindi insomma e ci sta supportando ancora ovviamente la fondazione Gualanni, ovviamente eh, felicia a chi ha partecipato. Eh, ringrazio però anche tutti i musei che hanno partecipato per la loro disponibilità, sperando che questo sia un germe che si allarghi e che sia eh, quindi... Sempre più diffusa questa buona pratica dappertutto. Noi, col nuovo bando, speriamo di andare avanti. Cercheremo di andare avanti, eh, le modalità le vedremo, non lo so se le stesse. E comunque, eh, il frutto anche di questo lavoro verrà fuori con una piccola pubblicazione che abbiamo pensato in cui tutti i musei e tutti i presenti di oggi pomeriggio sono coinvolti, che speriamo possa servire come un buon esempio eh, in cui ci saranno eh, riuniti tutti eh, i contributi delle diverse persone che hanno parlato oggi pomeriggio e che cercheremo di diffondere il più possibile. A questo proposito poi vi manderò una mail su, su questo, proprio perché ci, ci daremo un altro appuntamento per i testi. Penso, penso anche magari la possibilità forse di rivedere qualcosa dei testi alla luce di quello che è stato detto oggi, per cui diventerà anche quasi una del convegno insomma eh, così ma eh, qualcosa di semplice che a proposito di semplicità e di semplificazione no, deve essere una piccola cosa che però sia diffusa il più possibile comunque grazie ancora e grazie a voi che siete rimasti fino a questo momento grazie Luisa Matteo eh, abbiamo, non abbiamo dato spazio ai commenti Grazie ad Aspi per la parte tecnica ovviamente. E, oh, sono riuscita solo a vedere una richiesta nel chat di qualcuno che ha scritto se, chiedendo se si possono rivedere gli interventi della giornata e eh, Credo che li metteremo a disposizione, mi confermate? Quindi o sul sito del settore patrimonio culturale e forse anche su quello di Fiadda, immagino sarà possibile. Ci impegneremo per farlo al più presto. Grazie a tutti, buona serata.